Amici di Run to You, ben ritrovati, una buona sera da parte mia, presto da parte anche dei colleghi che chiamo subito in studio, mandando saluto a tutti noi, a tutti voi, facendo veramente un in bocca al lupo a tutti per quello che riguarda questa condizione meteo, insomma, che permane, questa tenaglia che continua insomma, ad essere una spada di Damo che pende proprio sulla nostra testa qui in Emilia-Romagna, ma non solo. Quindi, amici, capisco in che situazione siete, Faentini, ma gli amici dell'Appennino, gli amici della Bolognese, del Modenese, insomma, capisco esattamente come vi sentite, perché io sono qui a Forlì, quindi insomma capiamo benissimo la situazione. Ma per farmi coraggio, intanto saluto. Prima, lo voglio fare prima di tutti, se mi concedete, prima di invitare i colleghi in studio, che sono la mia, veramente le mie perle, voglio salutare il nostro nuovo regista che è Lorenzo Nacci. Quindi ciao Lorenzo, grazie del tuo aiuto e veramente grazie per quello che tu fai per noi. Adesso si uniranno sicuramente a me nei saluti Daniele Menarini, che introduco in studio, capopagina di Correre. Ciao Daniele. Ciao Sabrina e buonasera a tutti. Mi unisco senz'altro ai ringraziamenti per Lorenzo e al tifo perché tutto possa andare bene per le zone in cui viviamo. Anche qui siamo un pochino meno esposti direttamente sui vostri fronti, però qui vicino abbiamo la zona di Castel San Pietro che è un pochino, è quasi romagnola come preoccupazione. Chiamiamo in studio anche Danny Frisoni dalla Ravennate, penna del Corriere di Romagna, ovviamente. Ciao Danny, buonasera. Ciao a tutti, il grande cuore romagnolo, il grande cuore emiliano, anche questa volta trionferà. E naturalmente saluto anch'io Lorenzo e l'abbraccio. Allora, ce la stiamo mettendo tutta, ma adesso noi dobbiamo fare quello che è il nostro dovere, il nostro piacere, perché è anche un piacere per tutti noi che siamo qui, parlare di running. E ovviamente partiamo con una copertina, come sempre, strepitosa e ricchissima. A te, Daniele. Allora, al di là del dove eravamo. Oh, è vero, scusami, ma questa sera ragazzi sono. Dove eravamo? Guardate, perché è carina questa, guardate, guarda, dove eri? Ma cosa stavi facendo, Daniele? Ero qua, come è già capitato altre volte, ogni tanto anche il direttore ha dei fine settimana in cui è di turno al desk, che come sapete è stare in redazione. Adesso per fortuna si possono fare anche le redazioni da remoto e tenere collegato tutto quello che succede nel weekend. Tra breve vedremo che ne sono capitate di tutti i colori. Perché Perché la Gazzetta? Perché la Gazzetta? non sapevo più dove metterla, Danny. Allora a un certo punto ho detto, adesso metto qui, Però perché c'è sennò la spazio. l'appoggio qui ci va sopra 1.000 giornali, allora devo controllare una cosa che era successa, ne parleremo nelle finals di Diamond League, adesso intanto me la metto, la tengo Me la qui. metto qui, Un po' però lo tipo. spazio per la tazza del caffè c'è sempre, Quello, come vabbè, buono. quella è poi non si conta più quante ne faccio, però se per farla breve qualcuno della nostra età si ricorderà il cappello di Archimede, il cappello pensatore, no? Allora ogni tanto. Dai, scherziamoci un po', prego. Va bene, allora passiamo a Danny invece. Dove eri, Danny? Fatti vedere, mostrati, eccolo qua. Ah, qui eravamo la settimana scorsa, appunto proprio a Castel San Pietro Terme, quindi in bocca al lupo agli amici castellani, e stavo intervistando la vincitrice della nona edizione del circuito di Castel San Pietro, 5.000, Fiorenza Pirli, Modenese, che difende i colori dell'Atletico 85. Passiamo oltre, guarda che ti abbiamo beccato anche da un'altra parte. Stavi facendo le prove Ah! tecniche? Io ero a casa tua e sì, ero a Russi, sono andato come turista invece alla fiera di Sept-Doulour, la classica festa patronale, insomma, del rionale della città, ed era anche lì tutto in festa e qualche nuvola già si vedeva, insomma. Allora, salutiamo la mia città di Russi, la mia città originaria. Salutiamo anche ovviamente Lucia Sassi, che è un po' stata la mattatrice di tutte le serate ed è la presidente della Podistica Lamone, questa grandissima, gloriosa società, veramente una delle decane, come direbbe Daniele, della situazione. Io invece ero qua, guardate un po' la prima foto, dove ero, dove ero, dove ero, dove ero, dove ero, vai Lori.
Dov'ero? Qui ero al Palio del Timone, la festa della ripresa, con quattro così, quartieri agguerritissimi in questa giostra singolarissima che invito ad andare a vedere il prossimo anno, tanto è sempre la prima o la seconda settimana di settembre, basta informarsi nel sito del Comune di Massa Lombarda, poi vediamo oltre, guarda un po' qui, guarda un po', cucù, chi c'è? Questo è l'ostacolista ed è uno degli uomini di Sergio Baldo che ho avuto l'occasione di salutare e portargli i nostri saluti anche per la grande collaborazione che Sergio ha sempre nei nostri confronti. San Paolo Fofana. dal Molin, una persona Ah, squisita, dal era lì Molino, con la giusto. famiglia L'ex dal quello. Molin e è stato squisito. Una persona veramente degna di essere parte delle Fiamme Oro perché sono tutti atleti, come abbiamo sempre detto. Veramente pari come l'ombra, diremmo qua in Romagna. E allora noi proseguiamo, entriamo veramente nel vivo. Grazie Daniele di aver ricordato dove eravate, ma questa sera mi vedrete fare più errori del solito. E allora andiamo con questa copertina ricchissima che andiamo subito a scoprire assieme a Daniele con una foto subito boom! Proprio boom perché c'era quel film L'ultima follia di Mel Brooks, questa invece è L'ultima follia di Jacob Ingebrigtsen, il quale cosa ha fatto? Era a Bruxelles per le finals della Diamond League, ne parleremo subito dopo. Venerdì verso sera vince i 1500 metri, tanto per cambiare, neanche 36 ore dopo si schiera al via della mezza maratona, prima mezza maratona della sua vita, annunciandolo nella giornata del sabato. Probabilmente lì c'è stato un giro di dollari piuttosto significativo per qualcuno, organizzatore a Copenaghen, lì c'era la mezza maratona a cui lui ha partecipato, che avrà detto: sei già a Bruxelles, con un'ora di aereo neanche meno ti sposti lì, questo è l'assegno, firmalo come vuoi, vieni ad aiutarmi a fare cassa su questa grande gara. E si è schierato al via, peccato per lui che è una gara estremamente frequentata ad altissimo livello, per cui si è messo in scia a Sebastian Sawe, keniano, uno dei migliori del mondo, è stato campione del mondo proprio della 21 a Riga ai campionati mondiali del 2023, il quale ha finito in 58 minuti e 05, che è la miglior prestazione mondiale dell'anno. Ciaone, come fa Danny, anche perché dietro di lui c'era il solito Jacob Kiplimo, che così ha detto: ma quasi quasi vengo anch'io. 58 e 09, seconda miglior prestazione mondiale dell'anno. Ingebrigtsen ci ha provato, è rimasto con loro al passaggio ai 5.000, cioè 5 km, l'hanno fatto in 13 e 20, e il passaggio ai 10.000 in 27-27. Ricordo che praticamente poi Danny in questo è sempre aggiornato sulle graduatorie. In Italia credo che abbiamo soltanto due atleti che sui 10 km c'hanno un tempo sui 27, che sono Crippa e Pietro Riva. Lui è arrivato fin lì con loro, poi dopo pian piano si è staccato. Alcuni video sui social lo ritraggono camminare al 17° km, poi si è ripreso, è arrivato in fondo, ha chiuso in un'ora 3 e 13, che non è un tempaccissimo, voglio dire, quanti vorrebbero fare 1:3:13, però per lui sì, onestamente. E, però onestamente, coraggio, al di là di questa mattana, coraggioso ad arrivare in fondo, onesto nell'arrivare in fondo. Attenzione, il livello della gara era tale che con 1:3:13 lui è arrivato 34esimo. Questa è la mezza maratona di Copenaghen partecipata da 25.000 persone, che nel 2014, poi la smetto di parlare, passo alle prossime foto, fu campionato del mondo e fu la prima volta in cui, accanto al campionato mondiale, venne organizzata la Mass Race, la gara per tutti, che poi è diventata una costante negli altri campionati del mondo di corsa su strada, in particolare mezza maratona, e che quest'anno abbiamo visto anche alle Olimpiadi con la Marathon Pour Tous. Lui era a Bruxelles, e a Bruxelles che cosa è accaduto? In 2 giorni, venerdì, andiamo alla prima delle prossime 3 foto, si sono svolte le finals della Diamond League, dove si assegnano i diamanti corrispondenti a circa 30.000 dollari ai più bravi della stagione. Ci sono stati 3 diamanti italiani che io chiamo diamanti rivincita, perché casualmente li hanno presi Leo Fabbri, che vediamo nel getto del peso, tra l'altro secondo primato italiano di quest'anno, questo a 22,98, siamo ormai al limite dei 23 metri, con un record europeo 23 e 11 di Timmerman ai tempi in cui lasciamo stare come si facevano certe prestazioni, e poi ha tenuto dietro il suo grande avversario, il campione olimpico statunitense. Ma l'altro diamante molto importante, anche lì una rivincita, prossima foto, eccola qui, la rissaia Pichino, che pronti via, appena entrati in pedana, ha saltato 6,80 m con una lezione di stacco a mezzo millimetro dall'asse di battuta, dove poi diventa tutto nullo, e ha dominato per tutta la serata. Altrettanto bravo Jimbo Tamaro,
Gamberi, che alla fine ha vinto, prossima foto, con 2,34 m, con una serie di incertezze nel crescere della gara, però che è stato ancora una volta capace di gestire. Insomma, lui, da questo punto di vista, quando non c'è la condizione, c'è la personalità, ed è giusto quello che sottolinea Danny, è la terza vittoria, il terzo diamante che si porta a casa. Questa è la grande fotografia all'interno del classico Ivo Van Damme Memorial, uno dei meeting più importanti, meritatamente quest'anno designato come momento della finalissima della Diamond League, con la quale cala il sipario sulla grande atletica internazionale. Veniamo in Italia alla corsa su strada. Ho scelto di proporvi la prossima foto, che è la foto di un evento che è importante per quello che ricorda, perché era la giornata del ricordo dedicata alla memoria delle vittime delle foibe. In tre città italiane hanno corso, e parliamo di città come Milano, come San Felice al Circeo e come Catania. A Catania ha vinto Dario Longo in 28:10, si gareggiava sui 10 km, e Maria Nicotra in 37:49, a Milano Simone Paredi in 32:35 e Luisa Dalmolin in 39:54, San Felice sul Circeo Francesco Gargano 36:18 e Giulia Montagnin in 38:59. La gara dal punto di vista invece agonistico, qui non ho foto ma lo ricordo, più importante del weekend è stata la Monza 21, che fa parte ormai del collaudato circuito delle Follow Your Passion, per il quale da più di un anno lavora Andrea Trabuio come direttore generale. Lì la vittoria è andata a un nostro ospite, Luca Alfieri, parliamo della mezza 1:04:30, e a Camilla Vettori Veneti in 1:23:10. C'era anche la 30 vinta dal giovane Riccardo Bugnosso in 1:35:18 e da Alessandra Lupidi in 2:09 netto. Poi la 10 km un pochino più locale, comunque vittoria di Alberto Mondassi in 28:48 alla fascia del locale, e Nicola Cervoni in 37:31. Mentre passo la parola a Danny, che parlerò molto di corsa off-road, su strada, trail e montagna, proprio in ultimo sono arrivati gli ottimi risultati dei nostri azzurri ai campionati mondiali master che si sono svolti in Spagna, in particolare a Karnak, che quest'altro anno ospiterà i mondiali assoluti di corsa in montagna, quindi prepariamoci anche lì un grande evento, una serie di vittorie importanti. Anche qui una nostra ospite Camilla Magliano, che ha vinto la categoria 35, lei che è stata ed è azzurra assoluta anche ad Annecy, era presente. Tra le altre vittorie ricordo il mitico Don Franco Torresani, che non la smette mai di vincere, il nostro prete volante della montagna nella categoria 60, Roberto Pedroncelli nella 55, Aurelio Moscato nella 70, Luigi Porcu sempre nella 70, però nelle distanze più lunghe, e tra le donne Nive Scarobbio, Iole Ronchi, Amadia Minoia e altri appuntamenti che piazzamenti che magari avremo modo di ricordare con più calma. I mondiali master di corsa in montagna saranno di nuovo in Italia il prossimo anno a Meduno, in provincia di Pordenone, a fine agosto. Danny, a te la parola. Io parto con tre tricolori di fila e parliamo appunto di montagna, come aveva detto Daniele, perché si sono conclusi i tricolori di corsa in montagna, che come sapete a livello individuale si constano di due tappe, e mentre a livello societario di tre. Questa era l'ultima tappa sia a livello individuale che a livello societario, e queste maglie che vedete verdi della Recastello Radici Group hanno letteralmente dominato sia in campo maschile che in campo femminile a livello di classifica finale, mentre nella prova specifica solo di salita 10 km con 1100 metri di dislivello che si sono svolti a Casnigo in provincia di Bergamo hanno trionfato keniano Paul Macioca davanti a Andrea Elia e Francesco Puppi, quarto ai Mono, e altri nella top 10 Alberto Wender, Xavier Chevrier e Martin De Matteis. Fra le donne invece si è imposta a livello femminile Francesca Gelfi davanti alla finlandese Susanna Sapunchi. Sapete che gli stranieri possono gareggiare anche perché sono tesserati per società italiane, vale lo stesso discorso per le classifiche di corsa su strada. Terza è arrivata Vivian Bonzi, la quale si è, la vedete qui, si è cinta di nuovo di tricolore a livello complessivo dopo la prima prova di Lanzada nella diciamo up and down, chiamata così, quindi nella classifica finale del campionato. Gaggi ha fatto tripletta addirittura alla Recastello,
Bonzi, Gaggi e Beatrice Bianchi, mentre in campo femminile, in campo maschile invece la vittoria è andata al loro compagno di colori, Isacco Costa, il quale totalizzando la somma delle due prove ha sfruttato l'assenza di Cesare Maestri, il quale invece ha scelto di gareggiare fuori dall'Italia per il circuito internazionale. Parliamo invece del campionato italiano di 24 ore che inevitabilmente si è svolto a Verona nell'ambito della Lupatutissima. La 24 ore è stata vinta dal primatista italiano della specialità e anche bronzo proprio sulla stessa pista 2 anni fa agli europei, Marco Visentini, che ha festeggiato festeggiando anche il compleanno, quindi due vittorie, due onorificenze in una. Lo vedete insieme a Manuela Raverato, Levorato e Matteo Redolfi, che sono due neoconsiglieri appena eletti della FIDAL. Campo femminile invece ha vinto Elsie Carniel Bergamasco, maratonino udinese, quindi due vittorie friulane, ma da sottolineare l'ennesima trionfo di Federica Moroni a livello assoluto, la vediamo qui sul podio perché in una delle altre due gare annesse, la 6 ore, ha vinto totalizzando 80 km e 392 metri, che sono il suo primato e la terza miglior prestazione italiana all time. Secondo posto per il primo degli uomini, 75 km e 438. Fra i 500 iscritti, nella 12 ore si è imposto Zdravko Jadriev compiendo 140 km, e in campo femminile Sabrina Chiappa che con 111 km addirittura si è piazzata in terza posizione. Terzo e ultimo campionato italiano di cui parliamo riguarda la finale in pista del tricolore societario Under 23 che si svolgeva a Rieti, e udite udite la società locale si è fregiata nuovamente di due titoli, cioè la studentesca Rieti Andrea Milardi ha vinto sia in campo maschile che in campo femminile. Qui vediamo i terzi classificati a livello maschile, per una volta diamo risalto anche a loro, seconda l'Atletica Vicentina e terza l'Assi Industria, mentre fra le donne dietro Rieti si è piazzata Bracco Atletica e ancora Atletica Vicentina. Ma in montagna non si correva solo a Casnigo, anche lì vicino a Pasturo Lecco, dove si è tenuta la ZAC Cup, gara inserita come terza prova della Mille Skyrunners Italy Circuit, 27 km con 2650 metri di dislivello. Ne parliamo perché il Team Scarpa, come la Recastello Radici Group in precedenza, ha centrato una prestigiosa tripletta. Qui vediamo Luca Del Pero che è riuscito a vincere in 2 ore 50 e 38, 216 gli atleti classificati davanti al compagno di colori Beltrami e Rota Martir. Fra le donne invece Lisa Boschetti dell'Altitude Skyrunning Team ha vinto in 3, 38 e 17 davanti ad Arianna Tagliaferri ed Elisa Pallini. Poi passiamo un po' di strada anche perché in 400 si sono recati a Porto San Giorgio, nelle Marche, per la edizione numero 41 dell'Half Marathon del Piceno Firmano, gara nazionale di 21 km e 97 metri, dove sono scaturite le vittorie di Stefano Massimi in un'ora 05:34 e Marika Monaldi in un'ora 17:22, la ragazza pescarese che è più avvezza alle gare di 10 km e gare in pista, quindi anche per lei un modo per ritagliarsi un proseguo di carriera su strada. E seconda posizione invece la nostra Silvia Luna in un'ora 21 e 50. Poi un breve cenno su quello che si è svolto in Romagna: solo 620 competitivi nelle tre gare in programma. La più gettonata è stata la sesta edizione della Ravenna Park Race, 21 km organizzata da Ravenna Runners Club, da Casal Borsetti nei lidi nord ravennati, quindi un trail praticamente pianeggiante. Ha vinto per il terzo anno consecutivo Andrea Sgarabatti, invece non è riuscita a riconfermarsi Giorgia Bonci per un errore di percorso a metà gara, e quindi l'atleta che ha vinto è una sua omonima, Giorgia
Mancin. A Rimini si è tenuta la 41esima edizione della Rimini Verucchio, con la vittoria di un nuovo atleta emergente sammarinese, Davide Venerucci, che ha prevalso su atleti molto più rodati, e in campo femminile invece Sara Ceccolini. Si è svolto anche il trail di Casola Valsegno, ma la notizia, ahimè, che è rimbalzata in Romagna è che con la scorsa edizione, le premiazioni si sono tenute domenica scorsa a Diegaro, il calendario più antico di Romagna, calendario da scarpazza, chiude i battenti, un po' per l'età media abbastanza alta degli organizzatori, un po' anche per in vista anche di queste nuove regolamentazioni della legge dello sport, che hanno un pelo scoraggiato gli organizzatori a proseguire. Noi ci auguriamo che ci sia un ripensamento nei prossimi anni, e magari qualcuno degli organizzatori più giovani prenda in mano tutto ciò, perché sarebbe un peccato depauperare questo patrimonio così nel vento e nell'aria. Chiudiamo semplicemente con una notazione relativa al Tour de Jeanne, perché domenica si è conclusa questa 10 giorni interminabile legata al Tour de Jeanne, con addirittura 5 gare in programma, e a detta di tutti è stata l'edizione più difficoltosa dal punto di vista climatico, con pioggia, vento, freddo e anche neve e ghiaccio, soprattutto nella 450 il Tour des Glaciers. E nonostante questo, circa metà dei concorrenti partiti hanno concluso una delle 5 prove in programma. Sono stati 1300 i finisher, coloro che hanno concluso, 68 addirittura al Tour 450, 529 nella tradizionale Tour 330, 163 al Tour 130, 147 al Tour 100 Cervino Montebianco, la gara al debutto, e ben 393 al Tour 30. Quindi a tutti loro, e anche a coloro che si sono dovuti ritirare, va il nostro abbraccio e il nostro in bocca al lupo per i prossimi anni, perché questa è un'avventura che sicuramente serviranno nel loro cuore per tutta la vita. Vi salutiamo tutti assieme mentre stiamo vedendo ancora queste belle immagini, perché ci sarà anche l'immagine di un gruppo finale di tanti dei partecipanti, perché tutti è veramente bello, tantissimi, bellissima questa foto che fra poco ci proporrà anche la regia. E utilizzo questo spazio per così andare a vedere quella che è poi la gara vera e propria, vero Danny? Sì, abbiamo un estratto di questi 10 giorni che ricordiamo hanno visto la vittoria di Daen per la prima volta in campo maschile, e il record di Katarina Hartmud nella gara nel Tor tradizionale, nel 3:30, la prima donna a correre in meno di 80 ore, l'avevamo detta in anteprima, quasi quando il risultato era ancora caldo, l'aveva già detto Daniele, e quindi diciamo che questo è stato un po' il focus principale, che c'è stata la diretta social, la diretta anche a livello di organi di stampa, 4 speaker internazionali, insomma un evento veramente globale, un evento continentale. Nella 4:50 ha vinto un sudafricano, Tian Hervé, 122 ore 09:41, cioè una gara interminabile, addirittura perché tra l'altro questa gara si svolge in alta quota, quindi anche l'ossigeno, i muscoli, i globuli rossi e quant'altro sono sempre fatica da alimentare. Fra le donne, la statunitense Sarah Ansel in 157 ore 32 minuti e 18 secondi, e poi andiamo a ricordare anche che invece le gare più brevi non hanno subito grosse problematiche come nelle 2 gare più lunghe, e quindi si sono materializzati anche nuove record, come per esempio alla Tot Dret, il Tor 130, dove Jonathan Cogliati e Fabio Racconti, la nostra ospite Fabio Racconti, hanno migliorato i record precedenti, ma soprattutto anche il Tor 30 Passage Umalatra, dove Nadir Maghè, il mago, è tornato
in gara nelle sue montagne e ha totalizzato il nuovo il record sui 30 km al pari della nepalese Soumaya Buda. Poi anche nel Tor 100, questa nuova specialità appunto Cervino Montebianco, c'è stata un'ulteriore vittoria italiana a livello femminile. Erika De Mattei, una delle due sorelle De Mattei, anche come i due cugini, e in campo maschile invece ha vinto Virgil van de Valle. Guardiamoci queste immagini perché sono bellissime, sono stringate ma molto, molto importanti e danno il polso della situazione, anche il gusto di potersele guardare, e a Sabrina i ringraziamenti. Ringraziamo ovviamente gli amici del Tour de Jean che, appunto, a cui abbiamo chiesto di utilizzare le immagini dal loro profilo, insomma, gli highlights che ci sono stati inviati, quindi ce le godiamo ancora, nonostante abbiamo avuto un bellissimo resoconto da parte tua, Danny, per quanto riguarda questa veramente gara fatta per soli giganti. E noi rientriamo in studio perché adesso abbiamo un altro servizio che, diciamo, ha prodotto la nostra redazione e non poteva che essere il nostro grande Danny Frisoni, che era anche speaker della manifestazione. Stiamo parlando di Danny? Sì, l'abbiamo visto in copertina, la nona edizione del circuito Città di Castel San Pietro Terme, che si è tenuto diciamo una decina di giorni fa, il 10 di settembre, appunto in notturna, una gara accattivante perché si svolge sull'anello di quattro giri da 1250 metri della Carrera Castellana. Chi non conoscesse questa gara può andarsi a documentare cercando informazioni su internet, perché era bellissimo. Sono vetturette che ormai sono diventate praticamente delle Formula 1, Degli stilotti. costruite in carbonio con particolari anche meccanici importanti, dove c'è appunto un autista che approfitta di uno dietro che lo spinge, ma il bello è perché è a staffetta, e quindi ci sono proprio dei team che, essendo il percorso in salita e in discesa, appunto spingono prima parte e poi dopo anche dall'altra parte. E per quello che riguarda la podistica, un discreto risultato a livello partecipativo, poco meno di 200-170 concorrenti suddivisi in due partenze. Godetevelo perché è bellissimo anche la migrazione da Piazza 20 Settembre del pubblico da una parte all'altra, dalla parte di salita alla parte di discesa, per vedere ed applaudire. Ed erano in tanti ad assistere a questa nona edizione, e quindi siccome abbiamo anche avuto la possibilità di effettuare interviste oltre alle immagini, lasciamo i ringraziamenti a Sabri per il mio tecnico e per gli organizzatori, ai quali va
grandissimo applauso per aver portato a casa questo ulteriore successo organizzativo. Grazie Danny, io prima di tutto assolutamente ringrazio te, quindi Danny Frisoni che era lo speaker ufficiale di questa manifestazione, come di tantissime altre manifestazioni proprio qui nella nostra bella regione Emilia-Romagna, assieme anche a Daniele, spesso e volentieri in combo, siete veramente fantastici ragazzi, lasciatevelo dire, senza dimenticare anche l'amico Fabio Caldari che vediamo sempre spesso anche lui, oramai qui è diventata una triade inafferrabile, ma ringrazio soprattutto l'Atletica A. Avis Castel San Pietro Terme, che quest'anno si forgia anche di un nuovo sponsor che è la BCC della Romagna Occidentale. Saluto il presidente Luigi Cimatti, che insomma, ha fatto secondo me una bellissima operazione di promozione del proprio marchio grazie alle divise di questi atleti, che sono veramente degli atleti che sanno distinguersi sulla panorama nazionale. E ovviamente gli ultimi ringraziamenti vanno a Daniel Mercatali, che è stato appunto il tecnico che ha seguito il servizio, ovviamente noi della redazione, che lo abbiamo tagliato, cucito e montato. A voi il servizio. Popolo del podismo, bentrovati da Danny Frisoni. Siamo a Castel San Pietro Terme. Questa sera, secondo martedì di settembre, come al solito, nell'ambito del settembre castellano, si svolge il circuito Città di Castel San Pietro Terme, una gara di 5 km, 4 giri da 1250 metri, lo stesso percorso della famosa carriera castellana. Siamo per il primo anno, no, il nostro staff presente a registrare queste immagini, e vedrete che sarà molto accattivante perché appunto sono presenti più di 200 competitivi suddivisi in 17 categorie, 4 maschili, 4 femminili e 13 maschili, e con grandi campioni, specialisti anche del mezzo fondo presenti, che sicuramente faranno da lepre nei confronti degli altri. Un spettacolo che cattura l'attenzione del pubblico, perché soprattutto qui in piazza 20 Settembre c'è la possibilità di vedere due passaggi attraversando la piazza, e che quindi c'è questa migrazione che rende ancora più accattivante tutto ciò. Organizza l'Atletica Avis Castel San Pietro Terme, che quest'anno aveva già organizzato il primo trofeo Terme di Castel San Pietro. Quindi godetevi le immagini e andiamo anche con le interviste. Siamo con Franco Manfredi, presidente dell'Atletica Avis. Per il primo anno siamo qui a immortalare le immagini di questo circuito che si svolge questa è la 25ª edizione, 25ª manifestazione, comprende le prime manifestazioni che facevamo, le staffette, e poi siamo passati a 5.000, che è la nona edizione. Quindi 16 edizioni di staffette, 15 edizioni di staffette precedentemente e 9 di gare individuali. Allora, quest'anno avete scelto di certificare il percorso. Secondo me è una scelta intelligente. Ma è una scelta che è in prospettiva di arrivare a un nazionale, quindi cerchiamo di fare della FIDL certificata in maniera che si possa avere più facilmente, sperando di avere più facilmente Un un campionato. campionato, una prova del campionato, che sia o una campestre, molto di meno una campestre, perché il parco si presta tantissimo a fare un cross. E per quello che riguarda invece l'attività fino a questo momento, abbiamo già detto di Loris Viroli, campione mondiale, ma in generale alcune defezioni vi hanno privato di piazzamenti importanti nei campionati italiani master. Diciamo che a livello di società tante mancanze ci hanno costretto a volte anche a rinunciare oppure andare, ma in condizioni un po' pietose, perché purtroppo gli infortuni sono tantissimi. L'affetto si sente, si traspare da questa gara. Ma sicuramente dai tanti sponsor che abbiamo avuto fino adesso, che ci hanno accompagnati in tutti questi anni, nell'ultimo anno si è aggiunto la banca BCC di Romagna Occidentale, quindi è una cosa per noi importante, e anche le terme di Castel San Pietro, per il primo anno, dove abbiamo fatto un paio di mesi fa la prima manifestazione, quindi diciamo che sono due acquisti, due new entry abbastanza importanti. Prossimi Poi appuntamenti. sicuramente anche l'appoggio del comune, cioè
quindi siamo contenti. Ecco. Da sempre questo appuntamento all'interno del Settembre Castellano è un appuntamento atteso, però la cosa bella è vedere come ogni anno si rinnova e anche la grande partecipazione di giovani che riesce a coinvolgere, e permettetemi anche l'orgoglio di vedere tante donne tagliare il traguardo. Quindi grazie ad Avis, grazie a tutti coloro che lavorano per la buona riuscita di questa manifestazione che vogliamo continuare a mantenere nel calendario del nostro settembre. Eri il favorito della vigilia, magari tu con molta modestia non lo ammetterai mai, però hai impostato la gara sui tuoi ritmi fin dalle prime battute. Esatto, ho cercato di partire qualcosina sotto i 3 km, il percorso molto bello ma non semplice, non facile, e con metà in leggera salita e metà leggera discesa, e più o meno al secondo chilometro mi sono stabilizzato e ho cercato di fare una leggera progressione l'ultimo chilometro, chilometro e mezzo. Devo dire che sono molto soddisfatto. Lo scorso anno ti sei caratterizzato per aver vinto tutte le gare del Folk Trophy e anche e soprattutto la gara organizzata dalla tua società, l'Atletica Imola, il Giro dei Tremonti. La prima parte di stagione com'è andata e cosa prevedi per la seconda? Esatto, allora molto bene, nel senso che sono riuscito a ritoccare un po' tutti i personali, dal 1500 in pista, 1500 al 5000, adesso mi piacerebbe cercare... Con partecipazione ai campionati italiani. Esattamente, che sono riuscito ad arrivare nei top 10, mi piacerebbe adesso rifare la Tremonti, anche se in concomitanza con i campionati italiani 10 km, e cercare comunque di provare a correre 29 minuti nei 10 km ma su strada. E in mezzo maratona invece farei qualche uscita? Allora, dovrei provare a fare qualcosa a novembre, e adesso non so in realtà ancora dove, ma sto decidendo come allenatore, e poi il primo vero obiettivo saranno le indoor, però dove andrò sul 3000 metri a metà gennaio, quindi cercherò di fare magari una mezza verso novembre in modo tale da riuscire a riprepararmi per le indoor a metà gennaio. E avrai sicuramente, come tutti noi, visto le Olimpiadi, assistito alle Olimpiadi, dopo il bagno di medaglie agli europei, il mezzofondo sia a livello maschile che a livello femminile sta dando grandi soddisfazioni. Assolutamente, livello altissimo. Io ho avuto la fortuna di allenarmi, di fare 2 settimane a Livigno con Pietro Riva e il gruppo, e ho fatto qualche allenamento con lui. Devo dire che comunque vanno fortissimo e sono degli esempi per me, e io darò tutto per cercare almeno di fare qualcosina, non come loro, ma provare a togliere ancora qualche secondo e a togliermi qualche altra piccola soddisfazione. Dai, in bocca al lupo, chi dedichi questa vittoria, Luis? Alla mia ragazza Michela. È qua? Sì, che non è riuscita ad arrivare in tempo, ma è lì comunque. E quindi prossima volta ci sarà, se lo merita assolutamente, sì. È stata una bella gara, devo anche ringraziare Sara che ha dato lo spunto per partire, e poi dopo così è stata un po' una gara in progressione e un bel allenamento in previsione poi delle prossime gare future.
che ho in programma. Avevi già dei tempi personali su questa distanza o è il debutto sui 5 km stradali? Il mio personale è un po' più basso, però insomma sono contento ugualmente, perché dopo la pausa estiva abbiamo ripreso alla grande, insomma. Quindi prossimi appuntamenti, campionati italiani master? La ciliegina, il clou, diciamo. Sì, prima ci saranno i CDS, in realtà assoluti, su pista, quindi avrò il 1500-5000 su pista, quindi questa è una gara proprio in preparazione. E poi dopo italiani 10 km su strada master. In bocca al lupo a chi vuoi dedicare questa vittoria a Fiorenza? A tutta la mia famiglia e anche a mio padre, che mi ha trasmesso la passione per il podismo. Cari telespettatori, va in archivio il nono circuito città di Castel San Pietro Terme, un 5000 veloce, velocissimo, con 170 concorrenti iscritti, quindi i numeri sono in crescendo, anche il livello si è alzato. Abbiamo assistito delle gare molto belle, con la vittoria di Fiorenza Pierli fra le donne e nel secondo raggruppamento del favorito Luis Matteo Ricciardi, tempi di assoluto livello e soprattutto il pubblico che si è divertito tantissimo. L'appuntamento ovviamente è per la 10ª edizione quest'altro anno, sempre il secondo martedì di settembre. Ciao a tutti, mi raccomando, allenatevi! Ed entriamo subito in studio, perché vedo già dietro alle quinte che c'è il nostro ospite che sta attendendo. Io faccio velocissima, lancio un bel servizio dedicato al nostro vivaio. Sono le promesse di Romagna, che hanno affrontato la loro nona tappa in quella di Voltana. Siamo ovviamente sempre in provincia di Ravenna, comune di Lugo, questa frazione un po' ai confini dell'Argentano è veramente sempre prolifica di gare, ma soprattutto di gare dedicate ai più piccoli, in un'area protetta, in un'area che è stata molto, decisamente molto adeguata, come sempre, ad accogliere questo circuito che prima di tutto tiene alla sicurezza dei più piccoli. Il ringraziamento va alla podistica Voltana, con un saluto particolare perché era anche il secondo Memorial Checco Bacchini, quindi al grande Francesco, che è stato presidente della podistica Voltana, che oramai non c'è più tra di noi, ma sempre nei nostri cuori. Ciao Francesco, e ovviamente un saluto e un abbraccio anche a sua figlia Marica e alla moglie. A voi il servizio delle promesse di Romagna. Farmacia di Voltana, professionalità, gentilezza e tanti comodi servizi per i nostri clienti. Dall'autocura al naturale, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, sanitaria, veterinaria, oltre che preparazioni galeniche. E poi servizio CUP, elettrocardiogramma, misurazione pressione arteriosa, analisi urine, sangue, con risultati in pochi minuti. Noleggio attrezzature per disabili e strumentazioni per terapie a domicilio, riabilitative ed elettromedicali. In esterno un utile servizio di distributore automatico con diversi prodotti di prima necessità. Ah, dimenticavo, da noi trovate sempre il famoso folletto, l'alchermes di una volta realizzato da noi su antica ricetta dell'Ottocento. Farmacia di Voltana, il vostro punto di riferimento per cura, salute e benessere, sempre vicino a voi. Oggi siamo alla nona prova delle promesse di Romagna qui a Voltana, e un doveroso richiamo al Memorial Bacchini, perché come detto poi precedentemente a San Patrizio è stato uno dei fondatori del circuito delle promesse di Romagna, quindi mi sento in dovere di ricordare appunto Checco Bacchini, che è stato presidente del Voltana, una persona molto attiva anche nel sociale, quindi giustamente questa sera siamo qui a ricordare Checco. Farei un altro applauso a Checco Bacchini, doveroso. Questa è la nona prova. Ci sono alcune società nuove, in realtà non nuove, ma nuove all'interno di quest'anno delle promesse di Romagna, che è la Proethics Ferrara, già visti, nel senso che negli anni scorsi sono venuti, e ci fa ben pensare il fatto che siano tornati, che hanno apprezzato il nostro circuito promesse di Romagna e anche la prova di Voltana. Un bilancio, più o meno i numeri delle iscrizioni delle varie
delle varie prove che ci sono state sono in media con gli anni scorsi. Forse qualche ragazzino, bambino più presente nelle categorie E1, che sono i più piccolini, e qualche allievo in meno invece rispetto agli anni scorsi, però sappiamo che quando i ragazzi iniziano a crescere ci sono altri interessi. Oggi ci sarà la premiazione del campionato 2023 delle Promesse di Romagna per le società, quindi questa sera premieremo le prime 10 società a punteggio delle Promesse di Romagna del calendario 2023 in base al piazzamento e in base ai risultati ottenuti dai propri atleti, dai propri ragazzi, bambini e bambine. Ecco. È importante questa edizione perché viene dedicata, è la seconda edizione che viene dedicata a chi ha voluto questa società podistica, perché ha creato proprio il gruppo Francesco Bacchini, ci ha lasciato 2 anni fa e nonostante una lunga anche malattia fino all'ultimo giorno lui ha seguito questo tipo di attività. È stata una grande persona non solo per il podismo ma anche per Voltana, perché è stato per tanti anni in consulta, era la persona che in bici tutte le mattine faceva il giro per il paese e guardava cosa funzionava, quindi insomma una persona che ha dato veramente il cuore per Voltana. Noi siamo orgogliosi di poter fare queste proprio per lui, in sua memoria, perché è bello ricordare e speriamo che chi è vicino a lui lo segua come modello. Io stessa posso dire di aver imparato molto da lui. Il valore aggiunto di Voltana è il volontariato. Noi ci vediamo adesso qui nella podistica, ma poi ci vediamo quando facciamo la festa della scuola, e si è formato veramente un gruppo di volontariato che vuole bene al suo paese. Il centro sociale che vedete è sempre attivo per feste, per creare quello strato sociale che fa vivere il piccolo paese. Paese dove troviamo tutti i nostri servizi, supporto agli anziani, attività per i ragazzi delle scuole, nel pomeriggio vengono attivate sia attività sportive, c'è cioè ginnastica artistica, c'è cioè la cura della corsa, la camminata per gli adulti, abbiamo diciamo un po' a pallavolo, quindi sia sport sia supporto agli adolescenti. Giulio e ho 4 anni e mezzo. Fantastico, 4 anni e mezzo e già corre. So che hai già fatto altre gare di questo tipo. Cosa ti piace di queste gare? Io non lo so. In che società sei? Voltana. Voltana. Brava e buona corsa. Grazie. Abbiamo una novità nelle Promesse di Romagna di quest'anno, l'Atletica Copparo, che mi confermo per la prima volta partecipa a questa manifestazione. Allora li abbiamo radunati, li andiamo a conoscere uno per uno. I vostri nomi intanto? Sofia. Alice. Gaia. Anna. Nicolò. Giacomo. Noi ci alleniamo 2 volte al giorno, il martedì e il giovedì. Ho scoperto l'Atletica Copparo grazie a Roberto Manzoli, un caro amico di mio papà e di mio zio, che inizialmente era un gruppo di biciclette e poi dopo è diventato un gruppo per ragazzi di atletica. È la prima volta che veniamo qua, quindi godiamoci questa esperienza. Ciao! Ciao. Ciao. Noi siamo una società che è cresciuta 10 anni fa come Proetics. Infatti noi, dopo l'unione diciamo con l'Atletica Copparo, perché diciamo con le nuove normative dello sport abbiamo dovuto fare un'unica società, noi ci siamo poi uniti a loro perché loro sono ben strutturati, invece noi eravamo una società un po' più piccolina di paese. E io seguo i bambini da 10 anni e i miei ragazzi cominciano
esistono qua e ce ne sono anche altri, e crescendo diciamo vanno a fare attività un po' più strutturata diciamo in atletica comparo. E questo è quello che facciamo, e oggi siamo qua a Voltana a fare una bella giornata di sport e cercare di far divertire i nostri bambini. Anita, Davina, Annalisa, Leonardo, Tommaso, Pietro, Gregorio, Riccardo, Gabriele, Giovanni, Alessandro. Sono 3 anni appunto che, come ho detto, che veniamo a queste gare e ci troviamo molto bene, è anche un modo per aggregarci, trovarci sia i bambini sia anche i genitori, e è bello, loro lo prendono come allenamento, come gioco, premiano tutti, c'è una bella medaglia, c'è un bel ristoro, i percorsi sono sempre bellissimi, quindi continuiamo a venire perché ci troviamo bene. 2 parole sulla tecnica Castenaso, da quanti anni fate attività? Attività è dal 75 se non erro, io sono lì da 5-6 anni e con i bambini sono 2 anni che mi sono messo a allenarli perché ho questa passione da tramandare a loro, sperando che la portino avanti il più possibile. La squadra è una bella squadra, sia come bambini sia come master, e cerchiamo di prendere un po' dappertutto come possiamo, ma è una bella squadra gestita molto bene. In bocca al lupo e buone promesse di Romagna allora. Forza Castenaso! Forza Castenaso! Oggi è una giornata per noi podistica Voltana, ma credo anche per il podismo Ravennate. Oggi è il secondo memorial Bacchini. Bacchini, personaggio conosciutissimo in provincia di Ravenna e non solo, è uno dei padri fondatori del podismo Ravennate. E per noi podistica di Voltana è stato lo storico presidente che per 40 anni ha guidato la podistica Voltana, ha fatto conoscere la frazione di Voltana del comune di Lugo. Noi questa sera abbiamo organizzato le promesse di Romagna e la camminata, ma siamo già proiettati verso quello che è il nostro obiettivo principale annuale, cioè la maratonina di Voltana, che andrà in scena il 1° dicembre, la prima domenica del mese di dicembre di ogni anno. Tutti gli anni storicamente arrivano tra competitivi e camminatori 1500, 2000, cioè numeri di un certo livello se consideriamo le realtà nostre, insomma. Numeri importanti, belli e significativi che premiano il vostro grande sforzo. Numeri importantissimi, numeri che premiano lo sforzo, sì, l'impegno e anche un po' la serietà, ma veramente, veramente numeri importanti, perché oggi è mercoledì, Voltana è un po' distante da certi centri un po' più grandi. Oggi a Voltana c'erano 430 camminatori e 70 bambini, per un totale di 500 iscritti tra camminatori e iscritti alle promesse. Sono numeri assolutamente, assolutamente ottimi, ottimi, veramente ottimi, quindi non possiamo che ritenerci soddisfatti. Tutto questo grazie e soprattutto ai volontari. Noi oggi tra camminata e gestione cioè una gara a tutti gli effetti, avevamo una quarantina di persone. Persone che oggi lavoravano e che magari qualcuno ha chiesto un permesso, altre sono arrivate all'ultimo minuto per far sì che l'organizzazione venisse fatta in un certo modo, e questi sono i risultati. Quindi il grazie fondamentalmente non è a me presidente o ai componenti del consiglio, ma ai nostri volontari che sono stati, lo sono e lo saranno, senza di loro non si va da nessuna parte. Andiamo un attimo in regia, diamo la linea a Lorenzo che ci dà qualche consiglio grazie ai nostri sponsor, e poi torniamo subito perché ci sarà l'atleta. E che atleta che vi presenteremo questa sera.
Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Se la tua passione è il running amatoriale agonistico, fino alle grandi imprese delle ultramaratone e ultratrail, mantieni in equilibrio il tuo organismo con una corretta integrazione prima, durante e dopo la tua attività, raggiungendo passo dopo passo la tua migliore prestazione. Scegli MTB Ness. L'integrazione è nata dalla ricerca scientifica e perfezionata dall'utilizzo quotidiano degli atleti. Prodotti innovativi, con principi attivi sinergici a dosaggi efficaci ed alta tollerabilità gastrointestinale, per mettere la strada ai tuoi piedi. Caricati anche tu di energia blu. MTB Ness, consigliato da Marco Menegardi, campione italiano di 100 km. Torniamo in studio perché, amici, adesso c'è un atleta molto giovane ma molto promettente. Ovviamente non potevamo non averlo ospite con noi. Di chi stiamo parlando, Daniele, Danny? Stiamo parlando di uno dei tre moschettieri degli 800 metri, questa distanza micidiale che non abbiamo ancora capito se appartiene ormai alla velocità prolungata o all'inizio del mezzofondo. Lì abbiamo tre moschettieri, Pernici, Tecuseanu, e il nostro ospite che è stato un po' l'apripista e il precursore di questa ricchissima nazionale di specialità. È vero, come hai detto tu, che è giovane, perché quest'anno andrà sui 25, però ha cominciato a farsi strada fin da giovanissimo. Io con la rivista Correre ho avuto la possibilità di vederlo crescere. Stiamo parlando di Simone Barontini. Ciao, buonasera a tutti. Eccolo qui. Buonasera a te, Simone, ben arrivato in trasmissione. A voi, colleghi. Allora ti lascio poi le domande tecniche a Danny. Quando si dice che tu hai promesso molto, hai mantenuto molto fin da giovane, il mio ricordo è soprattutto a Tallinn 2021, quando sei diventato campione europeo di categoria, no? E negli 800. E a me ha fatto molto piacere vederti convocato per Parigi, perché in quel 2021 avevi quasi sfiorato Tokyo. E poi eri un po' sparito dai radar e io ero un po' preoccupato. Allora volevo sapere come si riparte dopo aver sfiorato il sogno e ci si arriva 3 anni dopo. Domanda complicata. È stato sicuramente tosto da digerire, perché comunque è vero che è sempre meglio essere a un passo che a 10 passi, però quando sei lì che lo assapori è tosta, però fa parte dello sport, ci sono alti e bassi, quindi insomma siamo ripartiti, ci siamo messi degli obiettivi anno dopo anno e questo sicuramente mi ha portato insomma ad essere certo della qualificazione per Parigi già l'anno precedente. Devo dire proprio con una bella progressione, hai ragione tu, anno dopo anno. E volevo invece parlare di sportellate, perché vabbè, gli 800 sono sempre stati una gara da sportellate e tu le spalle da sportellista ce le hai. Nel 1500 invece è diventata più una cosa recente, no? Che spesso si perde una gara per le botte che si prendono. Se ti ricordi la sportellata più grande che hai dato e la sportellata più brutta che hai preso? Che ho dato, secondo me, era un campionato italiano indoor, forse addirittura in un 1500, ho fatto quasi cadere un ragazzo, ho appoggiato una mano, solo che ero il doppio, quindi è stato un po'
No, non volontario perché stavo per cadere anch'io, però quando le gare rallentano e sono un po' più tattiche è più facile che succedano queste cose. Ne ho prese non tantissime in realtà, forse il taglio di strada da parte di Catalina alle indoor agli Sì. Italiani nel 2023. C'ero, è rimasto un po' E nella quella storia. mi ha fatto particolarmente male moralmente più che fisicamente, perché in realtà non è successo niente. No, assolutamente, questo è un esempio della vostra sportività. Come promesso, do la parola a Danny. Ciao Simone, l'inseguimento che abbiamo fatto per averti qui è degno di una volata da mezzo fondisti, quindi Guarda, siamo. io vinco sempre su queste gare qui, ragazzi, sono le uniche che posso vincere, eh? E Simone lo sa che l'ho seguito per un mese e mezzo, mai corteggiato tanto un atleta, ve lo dico. E volevamo fortemente averti prima degli europei, invece insomma siamo riusciti ad averti addirittura dopo le vacanze. È stata una stagione molto lunga, molto impegnativa, ma ricca di soddisfazioni. Hai vinto le Olimpiadi perché hai vinto il ripescaggio, quindi te le Olimpiadi le hai vinte e quindi te le porti a casa. Raccontaci un po' questa gioia olimpica che appunto con la storia dei ripescaggi praticamente, insomma, ti ha visto protagonista di un tour de force notevole. Dai, è stata sì, appunto una stagione particolare, lunga sì, ma soprattutto particolare, però il ripescaggio è un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che se non ci fosse stato la mia avventura sarebbe finita già in batteria, in quanto appunto non sono riuscito seppur di pochissimo, pochi centesimi, a qualificarmi direttamente per la semifinale. È chiaro che ci fossero stati dei, insomma, sistemi di qualificazione diversi, avremmo impostato la gara in un'altra maniera, però è andata così e quindi dovevamo fare all-in il giorno seguente. Per fortuna, mi viene da dire, è andata bene, quindi insomma, ce la siamo goduta io con tutta la mia famiglia e i miei amici che erano a seguirmi e supportarmi. È stata sicuramente una bella emozione, c'era un po' di tifo contro perché correvo contro un francese, quindi normale. E poi sicuramente è stato un po', insomma, co come dicevi, tagliare le gambe per la semifinale, perché mentre il giorno del mio ripescaggio tutti i miei avversari hanno riposato, io ero a cercare di qualificarmi per la semi, quindi sono arrivato un po' stanco, più stanco degli altri sicuramente. Però potrei mettere quella foto sul comodino, primo alle Olimpiadi, quindi quella non te la cava nessuno. Questa era Poi dopo tutta la potrei slacca che mettere era con altre lui. migliori in futuro. No, certo, te lo Guarda, guarda segni. quanti amici aveva con sé, Danny, Daniele, guardate un po' Te lo segni. quanti ne aveva. Sì, poi non erano neanche tutti. Ah, pensa a te. Bello. E a proposito di questo punto, volevo che ci raccontassi, poi ci concentreremo anche naturalmente sugli europei di Roma, com'è stata questa prima avventura olimpica per te e con chi dormivi in camera? Questa è la curiosità che ogni tanto chiediamo e com'era sto benedetto villaggio olimpico, perché se ne sono dette di cotte di crude. Dai, parto dalla fine. Faccio un mix. Dormivo in camera con Catalin, eravamo noi due 800isti, e il letto di cartone non era così scomodo, chiaro, girando per lo sport si spazia da, insomma, sistemazioni più arrangiate a più confortevoli. Non era sicuramente la più confortevole, ma non era neanche, secondo me, da lamentarsi così tanto. E poi è chiaro, potevano esserci delle criticità come la mancanza di aria condizionata nelle stanze, tutte queste cose, però secondo me bastava un po' alzare gli occhi al cielo, capire che c'erano 10.000 persone dentro il villaggio olimpico e quindi era secondo me facile fare un passo indietro e dire ok, devo cercare di adattarmi quanto più possibile. Secondo me alcune discipline tipo il nuoto l'hanno sicuramente sofferta più di noi perché magari avevano, insomma, il campo gara a 40 minuti di bus, mentre noi in 10 minuti eravamo allo stadio, quindi tutto sommato c'erano delle cose che potevano essere fatte meglio, però era la mia prima avventura olimpica e quindi no, non ho un Temi di paragone. paragone. Però ecco, cioè, è stato appunto, per tornare alla prima domanda, stupendo. Io ero molto concentrato sulla mia gara e ho cercato di pensare che appunto non era niente di diverso da un mondiale per non farmi distrarre, anche perché venivo da un anno abbastanza difficile, non ho mai sofferto tanto di infortuni durante la mia carriera, e invece questo è stato un anno
costernato da infortuni, cioè proprio ne ho avuti diversi e ho perso tanto tempo. Quindi nulla, ho cercato appunto di non distrarmi troppo, però poi quando sono arrivato lì ho capito perché si chiamano Olimpiadi, cioè è tutto più grande, c'è tanto più interesse e è bello. Il pubblico e gareggiare insomma nello stadio pieno per voi un'adrenalina in più? Sì, venivamo da Roma dove lo stadio era semivuoto. C'erano comunque tante persone, però l'Olimpico è uno stadio veramente tanto grande e quindi era quasi più brutto vederlo così che stimolante. Mi è capitato per fortuna durante gli anni di correre in stadi pieni, però con così tante persone mai. Quindi certo, sicuramente è stato impattante, però già dai giorni prima in televisione mi ero accorto di questa cosa, quindi... Non, diciamo che dentro sì, provi l'effetto wow, però sei concentrato su altro, quindi non ci pensi troppo. Magari alzi più gli occhi al cielo dopo la gara e dici: ok, bello. Però si legge dai tuoi occhi proprio l'entusiasmo e la gioia di averti. Guardatele un po' in questa nella gara, insomma, qui guardate un po'. Hai dato un drone qui, questo. L'avete carpita. Ti volevo chiedere invece, visto che è stretta attualità, Simone. Cosa ne pensi? Ne abbiamo parlato in copertina, forse tu eri al corrente, cioè eri ospite, di questa buttata di Ingebrigtsen di correre una mezza maratona dopo 3 giorni dopo vincere la Diamond League e soprattutto mi sembra di poter dire con una preparazione anche così, un po' raffazzonata probabilmente. Non avevo sentito e non saprei che dire sinceramente, cioè è un atleta formidabile, non so se l'ha fatto più per divertimento o altro, so che ho seguito veramente poco perché appunto ero in vacanza, quindi ho seguito il meno possibile quello che riguardava l'atletica. Più di Le Ferrande, bravo, sì, si fa così. Non voglio sapere nulla quando sono fuori, però ecco... ho letto che è passato tipo in 27, non tantissimo, ai 10.000, cioè è pazzesco, record norvegese di passaggio, quindi sì, mancanza di preparazione, però sono sicuro che comunque per essere un 1500ista avrebbe corso fortissimo se magari si fosse gestito diversamente, poi se ma contano poco, conta il risultato finale, però credo che comunque abbia fatto spettacolo e parlare di sé, che sono tutte cose che alla fine fanno bene al nostro sport. Chi è che vince? Chi è che fra te, Catalin e Pernici sarà il primo a scrivere il proprio nome dopo Marcello Fresconaro? Catalin ci è arrivato a... Però ancora non ce l'ha fatta. A un non nulla quest'anno. Io in realtà cerco di non pensare troppo ai tempi, se non per quando serve per qualificarsi alle manifestazioni e quindi non aspettare fino all'ultimo ranking che si aggiorna e tutto. Però ci penso poco, è chiaro che serve correre forte perché bisogna correre forte per arrivare davanti, però non ho questa ossessione di dire devo fare il record italiano, sono sicuro che se uno si allena bene, fa le cose giuste, poi arriva a tempi importanti, in gare importanti, però il mio obiettivo è sempre quello di fare bene in certi tipi di gare, poi se riesco, cioè per forza di cose bisogna correre forte per far bene, però ecco, non ho questa ossessione di dire devo essere il primo, devo essere l'ultimo. È chiaro che sarebbe bello poi essere l'ultimo alla fine dei conti, però anche insomma il primo dopo 51 anni sono quest'anno ha un discreto fascino, però non è sicuramente il mio obiettivo primario per il 2025. Posso fare una domanda? Siete veramente molto amici tu e Catalin? Abbiamo un buon rapporto, diciamo che non è facile che due avversari si sopportino, ecco. È vero. Perché Catalin lo trovo veramente un ragazzo d'oro, però ha delle idee secondo me anche molto chiare e degli obiettivi altrettanto chiari quanto i tuoi, perché siete tutte e due, mi sembra, su due binari molto molto chiari, molto netti. E quel signore che ti abbiamo visto all'inizio, subito così tra le prime immagini che abbiamo visto, direi che forse è una persona a cui tu tieni molto, perché lo vedo spesso nel tuo profilo Facebook, diciamo chi è. Sì, è il mio allenatore, si chiama Fabrizio Dubini e mi ha cresciuto lui
fin da piccolo, quindi siamo molto legati e a lui devo tantissimo. Bene. Ragazzi, il rapporto, a voi. Il rapporto invece che hai con la società per cui difendi i colori ti ha dato la possibilità di fare quello che volevi, cioè una società militare, e è una struttura molto molto a fianco, cioè che favorisce l'emergere di voi atleti, insomma. Sicuramente non rima contro. No, no. Sono stati, diciamo, non i primi, perché comunque la società civile già mi aveva aiutato in passato, anche ho avuto un primo sponsor privato che era Golden Gas, una società petrolifera, però loro diciamo che mi hanno permesso di affacciarmi un po' al professionismo, quindi sono fiero di indossare la loro maglia e di cercare di onorarla al meglio, ecco. Mi è venuto in mente l'unica volta che ci siamo visti, a Memorial Fantinelli a Faenza. Ecco, adesso mi è venuto in mente. Penso di aver corso a Faenza nel 2019. Ma forse anche nel 18. Era, mi sa, un 600, sì, mi ricordo. Sì, esatto, grande. E questa foto cosa ti ricorda invece? Pazzesca, eravamo alla cerimonia di chiusura con Federico, siamo super 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 amici, e qui eravamo con uno dei miei fisio, Giacomo Magistrelli, che è il fisio appunto che mi segue a casa ad Ancona, e anche lui mi ha un po', diciamo, cresciuto, perché per raggiungere certi livelli, non che io abbia fatto chissà che di speciale, però mi rendo conto del percorso fatto, il suo contributo è stato fondamentale. L'atleta ci mette del suo, l'allenatore è importante tanto quanto, se non di più, però devono esserci tutta una serie di persone che comunque lavorano dietro le quinte, e lui è stato fondamentale. Lascio i saluti a Daniele Menarini, a cui ci uniremo anche alla fine, anche io e Daniele e Danny, perché un minuto, quindi faccio una brevissima, perché vuole essere anche un augurio, perché quando prima si parlava del tuo rapporto con Catalin, a me che qualche anno di più ce l'ho, veniva in mente il magnifico difficile rapporto tra Sebastian Coe e Steve Ovett, che ha portato il mezzo fondo inglese a quella enorme ricchezza delle medaglie e dei record, perché inevitabilmente quando due atleti si possono confrontare, si stimolano vicendevolmente, poi secondo me qualcosa di più di un atleta da solo viene fuori, non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente, diciamo che le rivalità sono poi le cose che a chi c'ha quel briciolo d'agonismo in più stimolano. Io credo che Catalin sia stato fondamentale nel mio percorso di crescita. Io tutte le volte che sono riuscito a dare il meglio di me è quando avevo un avversario, senza nulla togliere a tutti gli altri avversari che ho avuto, anzi alcuni sono anche miei carissimi amici, però qualcuno che ti arriva sistematicamente davanti ti spinge a dare di più, quindi mi ricordo che lui mi è arrivato davanti per un anno e mezzo circa, se non di più, quindi è stato stimolante. Poi ci siamo un po' battagliati e poi indubbiamente quest'anno lui era un passo avanti, però spero di tornare a poter competere con lui e a darcene di santa ragione già dalle indoor del prossimo anno. E ripeto, allora, quello che Allin è la certezza che succederà. Ecco, la mia quest'ultima immagine te la volevo così mostrare, che c'è quella vignetta anche di che richiama i cartoni animati, e tu ce l'hai la pozione magica qua, di la verità. Magari. Era più... Siccome... Appunto, era una cosa un po' retro, quasi per insomma, non l'hanno seguito proprio tutti, anche i miei coetanei Space Jam, quindi la sanno alcuni, e solo che mi serviva qualcosa per caricarmi prima degli europei a Roma, perché comunque avevo fatto già una discreta gara, però venivo appunto da un periodo particolarmente complesso e nulla, ho fatto penso addirittura l'allenamento prima di Roma, dove ancora andavo in pista cercando di capire se avevo male o riuscivo a correre libero dai dolori, quindi mi serviva un qualcosa per dire adesso ne faccio una delle mie per darmi la carica. Beh, l'ho trovata veramente molto carina, quindi complimenti, perché hai anche un ottimo senso dello humor. E, un'ultima proprio riflessione, il tuo obiettivo più grande nella tua vita, cosa vuoi fare da grande? Scontata ma non troppo, come domanda.
Presidente della Repubblica. Ma no, mi basta essere felice, poi quello che sarà, sarà. Non... Ah, questa è una domanda, è una risposta molto diplomatica, no? Non te l'accetto, non mi piace. Però è vero, cioè io non so cosa vorrò fare da grande, me lo chiedo ogni anno, soprattutto a settembre, perché noi atleti poi quando finisce la stagione tiriamo una riga e diciamo ok, adesso, però adesso sto bene così, voglio godermi questi anni che comunque mi danno la possibilità di fare un qualcosa che penso tante persone pagherebbero per poter fare e quindi cioè, riconosco la fortuna di avere insomma la possibilità di fare l'atleta professionista e voglio godermela fino a quando sarà e poi per il futuro. Sto studiando, ho ripreso proprio adesso a studiare in magistrale, quindi penso di, insomma, aver tempo di pensarci più in là. Bene, questa invece è una risposta che mi piace già di più perché è motivata. Allora, con la immagine finale che ci ha regalato la regia della Secret Stuff, questa pozione magica che poi tu hai così ricreato nella tua bachelor che avevi in mano, io voglio, mentre Danny si prepara sicuramente per regalarti qualche cosa di nostro, il regalo più grande ce l'ha fatto Giuliano Baraccani che appunto ci ha dato una mano nel reperire l'atleta e ovviamente Mi nell'inseguimento che è stato nei servirà tuoi quella. confronti. Come ti serve, ma mi sa che ti aiuti da solo tu, Simone. Sei veramente un bravo atleta e quindi ringraziamo anche le Fiamme Azzurre di cui fai parte, appunto, di averci concesso questo spazio assieme a te. E quindi complimenti e in bocca al lupo per Rimonti tutto italiano dei quello che sarà. 1500, Simone. 1500 lo lasciamo a Pietro Arese. Io speriamo No, no, di stare lui fa sempre più corto. 5.000, te fai 1.500. Bene. Ringraziamo Simone Barontini per questo spazio che ci ha regalato, quindi in bocca al lupo per tutta la stagione e noi invece andiamo a vedere quello che è un'altra gara, una gara di cui abbiamo ricevuto le bellissime immagini, per cui ringrazio subito Pegaso Media innanzitutto, quindi ringraziamenti li ho già fatti per dar tempo anche a Daniele di andare subito a recuperare quella che è una Rosetta Vertical Trail che è stata veramente molto 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 bella. Una gara spettacolare per il posto, al di là della bravura degli atleti, perché poi le immagini parlano da sole, si dice sempre, questa volta è davvero così, si parte da San Martino di Castrozza, posto meritatamente molto conosciuto, e si risale fino a sotto all'impianto della Cabinovia Col Verde, da lì poi dopo al rifugio, che si chiama Col Verde anche lui, e poi da lì comincia la parte pesante, sia per l'altimetria che per la portata, perché stiamo parlando di un vertical, alla fine sono 6 km e 7 di sviluppo lineare per salire di oltre 1.000 metri, ma ci sono dei passaggi nei quali molte persone farebbero fatica anche a camminare perché sono veramente esposti, per quanto non ferrati, come capita ad esempio al Kima, però li vedete, li starete vedendo davvero correre di sopra, significa avere un grande equilibrio, una grande capacità proprio proprio-cettiva. È quello del resto che è. Nel mondo CAI è il sentiero 701, parecchio conosciuto ed è stato rimesso a posto, ci dice la nota che ci è arrivata e mi fa piacere, pochi anni fa dall'ente Parco Naturale Paneveggio Padre di San Martino, perché anche lui aveva subito un po' di massacri per il problema tipico della marmolada di questa montagna che è purtroppo nostra meravigliosa montagna che si sta sgretolando. Le salite ripide che vanno verso il dente del Cimon sono appunto queste immagini spettacolari di tornanti che probabilmente stiamo già vedendo, portano gli atleti fino a sotto Cima Corona per giungere poi appunto al pilone Rosetta, il pilone della funivia dove tutti gli escursionisti vogliono arrivare perché quello che si vede da lì, diciamo che resta come uno dei ricordi più belli per gli appassionati di montagna e lì termina la gara. La distanza è 6,9, mi correggo, non 6,7 ed è molto più di un semplice chilometro, sono 1279 metri di dislivello, quindi è comunque, capite, un triangolo che si sviluppa molto in verticale dove non poche volte sarebbe meglio appoggiare anche le mani e si arriva, anche questo non è un elemento che aiuta, a 2742 metri sul livello del mare. Tra gli uomini ha vinto Herman De Bortolis, Fiamme Oro, guarda caso, che tra l'altro è uno dei migliori under 23, con 34 minuti, che a me sembra spaventoso, e 6 secondi davanti a Oberbacher, Alex Oberbacher, del team della Sportiva, 34,46, e ad Alex Rigo, del team Carpos, 34,53. Bravissima Giustina Kolaschi,
che ha vinto il 43-28 davanti a Dimitra Teokaris, 45-6 secondi, Elisabetta Broseghini in 45-21. In totale questa cosa non facile, ed è un'ottima notizia, è stata affrontata bene, cioè portata in fondo da 328 finisher, 253 uomini e 75 donne. I ringraziamenti li ha già fatti Sabrina, questo lo ricordo, è stato il Rosetta Vertical del 2024. Grazie Daniele, mi vedete un attimo disattenta ogni tanto perché sto seguendo le notizie online per quanto riguarda il meteo e sto sentendo piovere a dirotto fuori, quindi insomma ho un attimo anche di
trepitazione ogni tanto, però vedo che c'è già il nostro grandissimo altro ospite che ci sta aspettando dietro le quinte, il nostro esperto, quindi diamo subito la linea alla regia, poi rientriamo immediatamente perché non si può fare attendere un ospite di questo calibro. A fra pochissimo. Per tutte le attività ad elevata intensità ed ultra endurance c'è MTB Ness, l'integrazione nata dalla fusione di scienza e azione, preattività, per prevenire le carenze degli elementi nutritivi consumati durante la prestazione, durante l'attività, per garantire l'integrità delle scorie energetiche del tessuto muscolare, favorendo l'ossigenazione e l'eliminazione delle scorie metaboliche, post-attività, per recuperare in tempi rapidissimi a livello di tutti i tessuti e del metabolismo, evitando i danni da sovraccarico. Per il tuo sport, scegli anche tu MTB Ness. È il momento fatidico di andare a presentare un amico che ci aveva promesso di tornare da noi dopo le Paralimpiadi, e una promessa di un presidente viene sempre mantenuta, questo presidente poi le mantiene sempre tutte le sue promesse. Mi pregio di poter dire che sia anche un amico personale, oramai c'è un filo diretto con Luca Pancalli, che presento io, scusatemi ma ci tengo troppo, presidente appunto della Federazione Paralimpica. Buonasera e ben ritornato, presidente. Ciao Sabrina, ciao Daniele, ciao Danny. Del Comitato Italiano Paralimpico, non siamo una federazione. Comitato, chiedo scusa. Prego. Sì, sì. Daniele. Abbiamo dei nuotatori mostruosi, 37 medaglie. So che non c'entra nuoto, professione, però sono rimasto incantato pure io. Tu magari no, che sei tutto di loro, però sono rimasto impressionato. Ma quello che dici è quello che un po' ha suscitato in tanti italiani, perché devo dire che al di là dell'eccellenza del nuoto azzurro, ma qui poi i valori in campo sono gli stessi, perché pure il nuoto olimpico, diciamo, possiamo contare su una scuola di tecnici nel mondo del nuoto che è particolarmente eccellente, e questo lo si vede sia nel mondo olimpico che paralimpico. Poi naturalmente ciascuno di loro è un po' la nostra cassaforte da un po' di paralimpiadi a questa parte, ciascuno di loro poi ha delle storie straordinarie, sono tutti atleti ed atlete bellissime, se li avete seguiti non dicono mai nulla di banale. Al di là delle loro storie umane differenti, ma spesso molto importanti, ma è poi una forza di volontà, una determinazione, un sacrificio. Io credo che sia stato proprio un inno alla normalità sportiva questa Paralimpiade, le 37 medaglie del nuoto, naturalmente importanti, ma alle quali poi si aggiungono tutte le altre per arrivare a 71. Incredibile. E venendo alla nostra atletica, c'è stato il momento, diciamo, sportivamente drammatico della nostra portabandiera, e avrei voluto essere lì a Parigi per abbracciarla, poi ho pensato, con un presidente come Pancalli ci avrà pensato lui, parliamo di Ambra Sabatini. Ma guarda, hai usato un termine mai più appropriato, poteva essere, che drammatica. Io ero lì e vi devo dire che è stato veramente molto brutto, perché sul finale ero quasi convinto che potessimo bissare il podio tricolore che fu di Tokyo.
purtroppo è stato drammatico, non soltanto perché naturalmente nessun atleta al mondo se lo sarebbe meritato, e Ambra men che tutti gli altri, insomma, mi è dispiaciuto tantissimo, anche perché poi ha un po' colorato di tinte grigio chiaro, scuro chiaro, rispetto poi alla vittoria di Martina, no? Perché comunque è stata un po' una vittoria dolce amara pure per lei. Ma io ho in quel momento ho avuto inizialmente paura che Monica, contraffatto, che poi diciamo è caduta per effetto della sua caduta, potesse aver toccato con la lamina della protesi il suo viso, perché lì sarebbe stato drammatico veramente, perché queste lamine, al di là della chiodatura sulla superficie inferiore, però insomma rischiano di tagliarti un pezzo di viso. E poi fortunatamente non è andata così, io sono corso subito sotto nello stadio, l'ho abbracciata, era un fiume in piena, ma la cosa più bella di Ambra è che si preoccupava di aver rovinato la gara, e quella è stata, cioè lei piangeva, ma non si preoccupava del fatto che fosse caduta lei e che non era riuscita ad arrivare al traguardo, ma quello che aveva arrecato alla sua compagna. Io credo che sia un segno di grande sportività, di fair play, come straordinario. Diciamo che abbiamo capito anche nella difficoltà, soprattutto la difficoltà perché l'avete scelta d'accordo col Presidente della Repubblica come portabandiera. Lascio la parola a Danny, magari se rimane tempo chiederò qualcos'altro. Ciao Luca, bentornato tra di noi. Grazie naturalmente per essere una persona che mantiene le proprie promesse, anche perché comunque, come hai visto, noi anche come ospiti, insomma, abbiamo sempre cercato di dare visibilità al vostro movimento, che se lo merita nettamente. Volevo chiederti qualcosa di tecnico invece, relativamente proprio anche alla gara di velocità che abbiamo fatto riferimento in questo momento. C'è differenza fra un atleta amputato solo una gamba e amputato da entrambe le gambe? Cioè c'è difficoltà a costruire la protesi di un atleta che abbia una gamba? Guarda, ti rispondo per gli approfondimenti che ho potuto fare parlando spesso con i nostri atleti, in particolar modo con Martina, Ambra, perché naturalmente, come voi sapete, io sono ex nuotatore, al di là di, diciamo, corridore quando ero pentatleta prima dell'incidente, per cui non ho competenze sul discorso diretto della protesizzazione, però sì. Perché naturalmente un conto è avere una postura, no, che dal punto di vista prospettico è la stessa, quindi paradossalmente essere privo dei due arti, poi bisogna vedere se sopra il ginocchio o sotto il ginocchio, perché l'articolazione, come nell'atletica, vuol dire tanta roba, insomma, rispetto a magari chi ha perso solo un arto, per cui deve riuscire a trovare quell'equilibrio tra una parte tra virgolette sana del corpo e l'altra protesizzata, quindi è molto più difficile dal punto di vista del, sì, che sembra un paradosso rispetto a, però è difficile perché devono trovare un loro equilibrio. Poi naturalmente la spinta delle due protesi, chi è dotato di due protesi è esattamente simmetrica alla fine nella propria disarmonia, però è simmetrica. Chi è monoprotezzato naturalmente non ha questa simmetria. Però guardate che vedere Ambra correre, la forza l'abbiamo detto anche l'altra volta prima di partire per Parigi, nell'ultima puntata, e Ambra una dal punto di vista proprio della gestione della falcata è assolutamente strabiliante, ha mantenuto una sua normalità rispetto a quando correva prima, che secondo me è veramente da 10 lode. Se voi la paragonate anche alle nostre, tutte le altre concorrenti, lei ha un'armonia della falcata che è spettacolare con una protesi. A proposito di questo, Luca, ti volevo chiedere che ovviamente, come nel nostro settore, per esempio, le scarpe, l'abbigliamento stanno velocizzando in maniera incredibile il variare gli studi tecnologici per migliorare le prestazioni. Nel vostro caso, cioè per quello che riguarda tutto che è
tutto quello che è il vostro mondo, quindi ovviamente le carrozzine, tutti gli altri, anche le, insomma, gli schermitori e quant'altro. C'è un mondo di aziende che stanno sviluppando, stanno guardando al vostro movimento? Assolutamente sì, naturalmente nel nostro caso noi godiamo da un lato dello sviluppo tra virgolette tecnologiche di attenzione sulle attrezzature sportive, ma a partire dalle scarpe, che naturalmente di cui già godono gli olimpici, perché poi non cambia da quel punto di vista, parlo dei costumi piuttosto che della scarpa d'atletica, da scherma, tennis, per chi gioca in piedi eccetera. Dall'altro c'è uno sviluppo di tecnologia proprio applicata, diciamo dal punto di vista del paralimpismo, che nasce dall'evoluzione rispetto alla ricerca dell'attività più performante con le protesi. La protesizzazione è una di quelle che maggiormente rappresenta un oggetto di studio, come tutto ciò che riguarda le carrozzine da basket piuttosto che della stessa atletica. Poi là ci sono le differenze fra l'atletica in pista con la carrozzina e la carrozzina da maratona, insomma su questi temi dove c'è proprio una parte ingegneristica, meccanica e naturalmente di materiali. Voi pensate che negli ultimi diciamo 25 anni siamo passati da un materiale al carbonio che è molto più leggero, per cui sotto questo profilo sta cambiando tantissimo e la cosa importante è che questa ricerca continua nel cercare dei materiali maggiormente performanti, poi la ritroviamo nella quotidianità, perché quello sviluppo in gara, un po' come la Formula 1 e le vetture che usiamo tutti i giorni, lo ritroviamo nella protesizzazione della quotidianità. Ecco, la mia stessa carrozzina che uso nella mia quotidianità oggi pesa 10 kg, 25 anni fa ne pesava 15, 30 anni fa ne pesava 35, insomma voi immaginate che cosa significa spostarsi con 15 kg di meno sotto il sedere, insomma, quindi da questo punto di vista il paralimpismo serve pure a questo, diciamo, la stressare la ricerca per un risultato, ma che poi porta con sé anche tanti altri risultati per la quotidianità di tante persone. Io volevo continuare chiedendoti invece del vostro movimento. Ovviamente queste 71 medaglie sono frutto di un aumento dei praticanti, come già ci avevi detto in precedenza, un aumento abbastanza considerevole di praticanti un po' tutte le discipline, visto e considerato che insomma siamo stati presenti, mi sembra, in sole tre specialità non eravamo presenti, avevi detto, vero? No, noi non eravamo soltanto in quattro, eravamo 17 su 22, no, 5, 17 su 22 sono 5, perché mancavamo nel sitting volley maschile, dove non c'eravamo qualificati, nel goalball, che è uno sport di squadra per i ragazzi non vedenti, nel basket in carrozzina, ahimè, e adesso le altre due non, francamente, mi sfugo. Insomma, era uno sport di squadra. Quindi ti volevo dire, appunto, se veramente con le 69 medaglie di Tokyo c'è stato questo incremento, questa aumento anche di popolarità e di conseguenza anche lo spirito di emulazione che noi ci auguriamo venga messo in atto, con queste 70, cioè come cercate di capitalizzare queste 71 medaglie per il futuro? Bella domanda. Allora, innanzitutto... Così. Cosa sogneresti che queste 71 medaglie portassero? Guarda, allora, io da un lato, come dire, ho l'orgoglio diciamo che mi nasce dalla consapevolezza che non abbiamo mai smesso di pensare ad una macchina che vive il presente, rafforza il passato, ma si proietta nel futuro. Questo è dato anche dai numeri: 52 esordienti nella delegazione paralimpica di Parigi. Significa che evidentemente noi già prima di Tokyo si stava lavorando su quei 52 che poi sono riusciti, magari sicuramente saltando Tokyo perché erano molto giovani, agonisticamente, anagraficamente, ad arrivare a Parigi. Quindi già 52 su 141, insomma, è poco meno di un terzo, quindi è un dato importante.
L'altro dato è quello che commentavamo, che è la prima volta che siamo presenti sul maggior numero di discipline previste dai Giochi Paralimpici, quindi c'è una diffusione non soltanto numerica ma anche orizzontale sulle discipline rispetto al diciamo anni e anni passati, dove noi si vinceva sempre nel moto, nell'atletica, in alcuni sport eravamo totalmente assenti, in altro se presenti non vincevamo. Adesso invece abbiamo spalmato i risultati su tutte le discipline dove eravamo presenti. Detto questo, io credo che cosa mi aspetto per il futuro. Guardate, Tokyo avevamo posto l'asticella molto in alto. Io insomma sarei falso se sostenessi, al di là della mia patologica scaramanzia, che non puntavamo a qualcosa di meglio rispetto a Tokyo, perché eravamo consapevoli che il lavoro fatto, ma non tanto dal comitato, soprattutto dalle federazioni, perché poi il compito di un comitato è coordinare e stressare le macchine, no, sotto, che sono quelle delle federazioni, le società sportive hanno fatto il loro, però siamo andati oltre, e la cosa più importante, siamo arrivati sesti nel medagliere, perché la lettura del medagliere rispetto a una chiave narrativa di politica sportiva a livello internazionale è importante. Cioè, sesti nel medagliere è qualcosa che, a parte la prima edizione, ma erano 400 atleti e 20 nazioni, adesso stiamo parlando di altri numeri, altro livello tecnico, non è mai accaduto. Cioè, noi siamo dietro le grandi superpotenze, Cina, Gran Bretagna, Stati Uniti, questo è un dato molto importante. Io non so quello che, perché poi naturalmente uno tenta di proiettarsi nel futuro, continuare a coltivarlo, poi però crescono pure gli altri. Cioè, nel nuoto noi adesso con i risultati, con le 37 medaglie che ricordava Daniele, però nella classifica del medagliere solo per il nuoto non eravamo più primi come i tre campioni del mondo, eravamo terzi, perché gli altri paesi hanno cominciato a studiarci, a copiarci nel modello organizzativo, per cui il bello dello sport è che non siamo soli. Per cui io mi aspetto per Los Angeles che ci sarà una crescita sbalorditiva dagli altri paesi. Ci hanno studiato troppo negli ultimi anni, noi abbiamo avuto la capacità, l'intuizione di riuscire a prendere in contropiede tutti rispetto a un modello organizzativo, il coinvolgimento del mondo olimpico, delle federazioni, cose che tanti paesi hanno capito dopo. Per cui adesso io sono convinto che a Los Angeles l'avranno fatto, se non dico tutti, quelli ad economia avanzata, i paesi migliori l'avranno fatto, per cui sarà molto più difficile. Però io insomma spero che in questi anni insomma si possa poi mettere sempre maggiormente a registro la nostra capacità di tenuta. Poi l'avete visto, oramai il livello è altissimo. Cioè se qualsiasi italiano si fermasse ad analizzare con le competenze che ciascuno di noi, con le competenze che ciascuno di noi ha su una disciplina piuttosto che un'altra, capirebbe che parliamo non di grandi atleti, di grandissimi atleti, perché quello che fanno, i tempi che fanno in pista, in una vasca, le prestazioni che fanno su una tavola, su una panca per sollevare 216 kg da sdraiati e quant'altro, sono prestazioni di atleti. Ecco, questa è la medaglia più importante, perché io ho visto anche su tanti giornali, perché poi è stata come uno tsunami, grazie anche alla RAI che per la prima volta ha fatto la rete paralimpica, per cui siamo entrati nelle case degli italiani. A quel punto si è trascinato il TG1 dell'Ammiraglia, il TG1 della rete Ammiraglia, il TG3, La Repubblica, Corriere della Sera, tutti i giornali si sono trainati. E il bello è che spesso c'erano polemiche di carattere tecnico, si era perso ogni tipo di ma quel ragazzo ha perso la gamba per un osteosarcoma, quando sì, faceva parte, poi perché è pure bene che la gente sappia, ma c'era la polemica, non so se avete seguito la polemica del nostro canottiere Giacomo Perini, che è arrivato terzo, l'hanno squalificato perché gli hanno trovato il cellulare nell'imbarcazione, ha riempito giornali, interviste eccetera sulla polemica se era giusto, se era sbagliato, se avevamo fatto ricorso eccetera, e questo è il dato di normalità che è stato conquistato con Parigi. Macron all'apertura, negli interventi della cerimonia di apertura, ha parlato di quella che voleva essere una nuova rivoluzione francese dal punto di vista etico-sociale. In effetti questo c'è stato, non solo negli altri paesi, ma in Italia secondo me è sicuro. Tra le rivoluzioni c'è stata anche quella etica di Valentina Petrillo, la prima atleta transgenica ai Giochi Paralimpici. Volevo sapere come l'avevi vissuta tu.
Ma guarda, io l'ho vissuta nella maniera più normale possibile. Io ho seguito tutto il percorso di Valentina da quando per la prima volta, un paio di anni fa, forse un po' di più, venne nella mia stanza a Roma a raccontarmi chi era Valentina, no? E tutta la sua vita. E vi devo dire che bisogna imparare in questo paese ad esprimere meno giudizi affrettati e a capire i percorsi umani spesso di grande sofferenza che sono dietro le storie di ciascuno di noi, al di là poi no, delle cose. E io ho sempre pensato nella mia vita che i diritti di ciascuno vadano rispettati, il suo diritto a praticare sport era pari di qualsiasi altro, e che fin tanto che si stava dentro le regole era giusto che lei ci provasse e lo facesse, anzi sarebbe stato esattamente sbagliato non farlo. Per cui ho seguito tutte le interviste, non polemiche, però quello che è accaduto, pure l'avvocato dell'atleta spagnola che ha fatto ricorso e quant'altro, però fin tanto che si è all'interno di un sistema di regole, perché no? E ti devo dire che poi francamente quello che è successo in pista ha fatto parlare la pista e i risultati. Poi dopodiché il diritto di ciascuno di noi finisce laddove inizia il diritto di qualcun altro. Io però non sono un medico, non sono un biologo, non ho le competenze per esprimermi su questioni per le quali naturalmente servirebbero altre conoscenze. Sono un uomo di sport, vedo le regole, le verifico, e se qualsiasi atleta sta all'interno delle regole è giusto che partecipi. Perfetto. Posso chiudere dicendo rispetto, pari dignità e soprattutto un'attenzione che si sta portando sempre di più. Come dicevamo questa mattina in conferenza stampa al centro stampa Mappei della Sassuolo Calcio, che sta ospitando in questi giorni, lo vogliamo dire, la nazionale, la Champions League degli amputati, proprio in Emilia-Romagna, questa nostra grande Sport Valley, che sottolineava un atleta, finalmente si palesa la propria situazione come una normalità, perché è quello che deve diventare una normalità. Il fatto di parlare del cellulare e non della storia dell'atleta, hai assolutamente ragione Presidente, tu più di noi puoi confermarci questa cosa, e deve diventare normalità parlare di grandi atleti che assolutamente non hanno gli stipendi che hanno altri atleti, altra cosa che bisogna assolutamente raggiungere. Ma sì, quello no, io Sabina condivido, è anche vero che poi bisogna pure dirlo con grande franchezza, non tutti gli atleti degli sport olimpici hanno gli stessi stipendi, nel senso che o gli stessi approcci, diciamo, possibilità economiche per vari motivi. Ci sono atleti meno note o meno, tra virgolette, consumate al pubblico, che forse molti di essi stanno pure peggio dei nostri, perché i nostri adesso fanno parte dei corpi dello Stato, prendono gli stessi stipendi dal punto di vista della retribuzione come appartenenti alle forze dell'ordine o al gruppo paralimpico della difesa che prendono i loro colleghi, no, nelle Fiamme Oro e quant'altro. Il tema, secondo me, della normalità è quello che però si genera al di là degli approcci, degli aspetti, no, riconoscimento oggettivo, no, nelle cose, ma secondo me soprattutto dal punto di vista culturale, perché la normalità a cui dobbiamo tendere è quella che si accompagna a una crescita culturale. Per questo prima evocavo il tema importante del dodicesimo giocatore in campo che è stato rappresentato dalla rete paralimpica, perché quel dodicesimo giocatore è quello che ha consentito a tanti italiani di capire, e non vi nascondo che io, insomma, da quando sono tornato non mi sono mai più fermato, ma la migliaia di mail, di telefonate che hanno intasato il nostro comitato, eccetera, perché la gente normale si è appassionata. Ma io vorrei pubblicare un libro bianco soltanto con tutte queste mail e messaggi che abbiamo e che ho ricevuto, perché sono l'esempio più concreto di un paese che può cambiare, perché se soltanto questa piccola parte di italiani, che non sono pochi, perché lo share che ha fatto la Paralimpiade, andatevi a vedere i dati, è particolarmente importante, con punte oltre il 10%, e non in un periodo in cui non c'era la concorrenza delle altre reti come nel periodo delle Olimpiadi, ma in un periodo dove era iniziata la programmazione di tutte le reti. Quindi sono dati importantissimi. Da ultimo, io fotografo un'immagine, o meglio, un'immagine che per me è la fotografia di quello che mi piace vedere.
L'altro giorno eravamo a Cagliari, ieri l'altro, per l'inaugurazione dell'anno scolastico con il presidente Mattarella, e c'erano naturalmente le ragazze olimpici, in particolar modo le pallavoliste, e quattro nostri rappresentanti del nuoto, del tennis tavolo, dell'atletica. C'era Martina Caironi e ci stava anche Amodeo del nuoto. Ebbene, a un certo punto io ho visto un gruppetto dove c'era Legonu, altre pallavoliste, la nostra Monica Boggione, che ciascuna con le proprie medaglie olimpiche e paralimpiche se le scambiavano, perché naturalmente ci sono delle differenze nelle medaglie, e se le guardavano. Sembravano dei bambini che si guardavano i propri giocattoli, no? Ma in quello sguardo di normalità con il quale assistevo a questa cosa, c'è la fotografia più bella che regala lo sport italiano. Cioè, uno sport che secondo me sta segnando questo paese, e probabilmente non se ne sta accorgendo nessuno. Forse fra un po' di anni si accorgeranno di quello che ha aiutato il paralimpismo a fare. Bene. Daniele, velocemente, vai. Siamo overissimo. Allora, velocissimamente, quello che ha detto Luca sembra quasi, come dire, tirare la volata a quello che hanno detto gli organizzatori di Los Angeles 28. Hanno parlato di Olimpiade unica, che è una cosa che tu avevi già detto l'altra volta, essere un tuo miraggio, no? Tu ci credi che tra 4 anni ci potrà essere l'Olimpiade unica già? Assolutamente no, perché per poter arrivare a quel risultato bisogna seminare molto molto di più sotto il profilo culturale, perché io lo dissi allora, lo ripeto oggi: se avesse vinto lo stesso giorno una medaglia d'oro il nostro Simone Barlane nel nuoto, straordinario nuotatore, come o Stefano Raimondi, nello stesso tempo l'avesse vinta, non lo so, qualche altro atleta olimpico, secondo me i giornali avrebbero parlato molto di più e dedicato molto più spazio, ai telegiornali, la TV, all'atleta olimpico. Questo perché manca ancora quella maturazione. Noi possiamo essere quell'agente di trasformazione sociale e culturale che aiuta anche il mondo dei media, che è essenziale, il 13° giocatore in campo, a cambiare questo paese. Sicuramente sarebbe bello cominciare a fare, magari al di là dei due momenti divisi, perché poi sapete ci sono disabilità pure molto gravi, eppure loro hanno dignità di rappresentazione sul palcoscenico della Paralimpiade. In un contesto tutti uniti, il rischio è che quelli un po' più gravi vengano in qualche modo messi ai margini, e questo non deve succedere. Da noi nella Paralimpiade quello che ha la minor disabilità ma quello che ha la più grave hanno lo stesso riflettore acceso sulla loro prestazione, e questo è importante. Dopodiché magari cominciamo a fare delle classifiche per medagliere uniche, no? Sommando le medaglie olimpiche e paralimpiche e vedere che esce fuori nel mondo. Grazie a Luca Pancalli, nostro presidente del Comitato Paralimpico, che è veramente sempre una gran persona, lui come tutti i suoi atleti che salutiamo ed abbracciamo, ringraziandoli per quella che è stata veramente una grandissima, grandissima Paralimpiade. E noi passiamo a quella che è invece la nostra posizione gare, come sempre, grazie ancora a Luca Pancalli, la posizione gare che invece, dove adesso insomma sarà il turno di Daniele di mostrarci un'altra importante gara, che è la Südtirol Dry Thinnen Alpine Run. Grazie che l'hai pronunciato tu, così te lo copio, perché mi mandate sempre in alta montagna, si vede che devo rinfrescarmi un po' le idee. E lì, che stiamo parlando del sabato precedente, le idee se ne sono rinfrescate davvero, lo diciamo sportivamente, perché praticamente 0 gradi in questa che è l'appuntamento di sesto. Siamo nella regione delle tre cime che ben conosciamo, siamo dall'altro lato, e quindi si sale verticalmente in modo molto importante, soprattutto quando si arriva verso la parte del Monte Elmo, dove davvero gli atleti sono stati impegnati sia dal dislivello, che è notevolissimo, sia dalle condizioni che non erano facili, perché agli 0 gradi della partenza da sesto si è aggiunto quell'abbassatore di percezione della temperatura che è il vento, e quindi davvero è stato una vera e propria battaglia, perché il vento forte, chiunque corra lo sa,
danneggia quando è freddo e in particolare in quelle condizioni, in quelle situazioni, diventa ancora di più un avversario, il più difficile degli avversari. Comunque, quando poi sono arrivati a monte dell'Elmiet, proprio nella zona delle Tre Cime, a quel punto sul traguardo si sono presentati per primi due italiani, che sono Filippo Barizza e Sara Bottarelli, la quale tra l'altro ha eguagliato il numero delle vittorie, il record di vittorie che era detenuto dalla ceca Anna Pirktrova, mentre per quanto riguarda Barizza era la sua prima vittoria. Tra l'altro, se non vado errato, durante la visione del video alla fine avremo le interviste ai due vincitori. Grazie mille, significa essere arrivato, aver raggiunto, diciamo, la soddisfazione più grande, arrivare sul gradino più alto del podio. Un paio di anni fa mi ero già tolto la soddisfazione di arrivare sul terzo gradino, quest'anno ovviamente è la soddisfazione amplificata di tanto, ecco. E per quanto concerne, diciamo, il percorso, molto bello comunque, viste le condizioni meteorologiche e anche suggestivo l'arrivo, diciamo, con la neve al Monte Elmo. E per quanto concerne le mie partecipazioni, questa è la 27esima e diciamo che di condizioni un pochettino estreme ne abbiamo già passate, addirittura nella prima edizione hanno dovuto posticipare per neve e comunque dai, ci sta, perché dopo alcuni anni è bel tempo, sole come era stata la scorsa edizione. Ci sono anche degli anni in montagna dove bisogna mettere in conto che le condizioni meteorologiche possono essere non belle, ecco. Cosa ti piace così tanto di questa gara, che l'hai fatta sempre? Ma sicuramente il paesaggio, quando si sale c'è sempre, c'è una vista bellissima e, diciamo, secondo me sono le montagne più belle quelle che ci sono nella vallata qui di Sesto. In generale le Dolomiti, a mio avviso, sono le montagne più belle che abbiamo, ecco. Ma significa un grande onore, perché ricordo ancora la prima volta che corsi questa gara nel 2013. Avevo 23 anni e mi batté una Renate Runger molto agguerrita nell'ultimo tratto sotto le Tre Cime. E se mi avessero detto che avrei vinto questa gara 4 volte, non ci avrei creduto. Dopo quell'anno ho fatto un terzo posto, poi c'è stato un anno in cui purtroppo la gara era stata sospesa e adesso sono anni in cui sto cavalcando un periodo veramente positivo e quindi veramente la cosa mi fa molto piacere. Poi, diciamo, anche bene, c'è il percorso alternativo,
già è stato favorevole perché quest'anno non sì. hai fatto tante gare. Sì, esatto, come dicevo in un'altra intervista, quest'anno mi sono data la corsa su strada per alcuni problemi fisici, ma la Drezin non potevo mancare, anche perché sapevo che non ci sarebbe stata molta discesa, che era la cosa che mi creava maggiormente problema in questa stagione. Di salite non ne ho fatte molte, sono sincera, ho fatto parecchie mezze maratone su strada, quindi il percorso alternativo mi è venuto incontro perché è stato dimezzato il chilometraggio e perché è stato tutto molto corribile e non era per niente tecnico, a parte la neve e il grande vento. I ringraziamenti vanno come sempre a dei colleghi che sono fantastici, in questo caso ringraziamo Media Sportissimus, Hannes e tutto lo staff che come sempre ci hanno inviato queste belle immagini, ovviamente ci hanno messo in condizione di essere sul pezzissimo, perché insomma sono immagini veramente fresche e tra l'altro molto molto belle, non facili da realizzare spesso e volentieri. Io invece darei volentieri la linea alla regia perché mi prendo proprio un attimino di pausa, controllo la situazione meteo fuori e poi ci rivediamo fra pochissimo, perché dopo ci sarà un altro personaggio che oramai è un must della nostra trasmissione. A fra poco, linea alla regia. Entriamo in studio perché adesso c'è, se faccio così, ragazzi, chi c'è? L'onnipresente. Sapete di che cosa ci parla il nostro super influencer Lorenzo Lotti? Ci parla di overreaching. Ah, ok, perfetto. Pensavo che parlasse di come si cambiano le gomme in Formula 1, perché è stato ospite di una presentazione assieme a me a Fiorano. Ho visto, ha fatto tutte quelle belle foto con i suoi piedini sul cavallino rampante, le ho viste, Lorenzo, ti teniamo d'occhio anche noi. Overreaching, fare il passo più lungo della propria gamba è spesso una figura retorica che significa qualcosa di non sicuro, beh, è anche così nel running, ve lo spiega bene Lorenzo Lotti. Oggi parliamo dell'overreaching, la fase prima dell'overtraining. Il corpo qui è già molto stressato, spesso dovuto alla partecipazione di troppe gare in troppo poco tempo. Può portare a una serie di problemi fisici e mentali simili all'overtraining. Andiamo a vedere alcuni segnali e rischi associati. Partecipare a troppe gare può aumentare il rischio di infortuni da sovraccarico. Una fatica eccessiva. Troppe gare provocano un accumulo di fatica nel nostro corpo, portando a una diminuzione delle prestazioni e della motivazione. Ovviamente avremo una mancanza di miglioramento. Il corpo non ha il tempo di innescare quei meccanismi di miglioramento e le nostre performance subiranno dei cali. Avremo anche un affaticamento mentale. Lo stress può essere anche nella mente. Partecipare a troppe gare crea nel nostro corpo una diminuzione della motivazione e dell'impegno. Avremo un aumento dello stress generico del nostro corpo che si ripercuote anche nella vita quotidiana. E poi avremo il rischio di bruciarsi. Ci può portare a quel classico burnout, cioè alla stanchezza cronica. E qui è un problema perché viene proprio compromessa la passione per la corsa. La corsa deve essere sempre quello che ci piace fare. Per ovviare a questo problema è importante organizzare una giusta programmazione di eventi e di gare che sia sostenibile e dia il tempo di recuperare. Mi raccomando, è molto importante perché la corsa, se vogliamo farla bene, va fatta con giusto metodo. E rientriamo in studio perché adesso c'è il blocco dalla pancia della gara e sarà proprio Danny a presentarci questo bel contributo che ha raccolto niente meno che nella serata della nona edizione del circuito Città di Castel San Pietro Terme.
Sì, perché il nostro Fabrizio Bernardi, che avevamo coinvolto anche dopo la fine dei campionati europei a Roma, si è presentato come, insieme a due sue colleghe giudicesse di Imola, come volontario al Golden Gala. E siccome insomma questa veste ormai gli si compete come quello di giudice di gara e anche spesso direttore di riunione, abbiamo voluto chiedergli come è stata questa esperienza e se il contatto da vicino di atleti, se possibile, ancora più quotati rispetto ai campionati europei, perché c'erano parecchi reduci dalle Olimpiadi, parecchi medagliati olimpici, gli abbia regalato le stesse sensazioni o qualcosa di diverso. Quindi andiamo a sentire quello che ci ha raccontato. Sentirete un po' di frastuono, un po' perché lui è un po' così casinista e goliardico, però insomma il succo ce l'ha trasmesso ben volentieri. Oh, ne approfittiamo per carpire qualche altra informazione da Fabrizio, che era stato volontario agli europei e poi insieme a queste due belle ragazze si è ripetuto anche al Golden Gala, quindi ormai Roma la conoscete come la vostra tasca. Beh, sì, dai, avevano bisogno di volontari, allora essendo giudici abbiamo deciso all'ultimo momento di tornare giù, siamo andati giù, abbiamo fatto di nuovo una bellissima esperienza. Poi ci siamo divertiti di più perché eravamo lì subito all'uscita degli atleti, dar l'acqua agli atleti, quindi ci hanno visto anche qualcuno per TV, ogni tanto arrivavano dei messaggi su WhatsApp, dove sei TV, dove sei TV, però ci siamo divertiti. È stata un po' una levataccia perché siamo partiti la mattina e siamo dovuti rientrare la notte perché c'era qualcuno di noi che doveva andare a lavorare, però l'abbiamo fatto volentieri e ci siamo divertiti. L'importante è divertirsi. Vogliamo dire ai volontari quanto tocca in termini economici? In termini economici ci tocca Ah, zero, sì, spendete di zero. tasca vostra. Spendiamo di tasca nostra, zero, Però zero. almeno una maglietta ve l'hanno data. Certo, ci hanno dato Dov'è? calzoncini e maglietta. Dov'è? L'abbiamo a casa perché Ah. stasera siamo giudici e dobbiamo portare la divisa ufficiale da Allora, la giudici. prossima volta vogliamo vedere la divisa dei volontari del Golden Gala. Va bene, la prossima volta ve la portiamo. Allora, prossimi appuntamenti invece, adesso oggi siete in veste di giudici, quindi siamo un po' più seri e in un circuito è sempre complicato, no, controllare. Sì, adesso prossimi impegni, io ho questa gara qui, poi sono domenica alla Rimini Verrucchio e giovedì prossimo sempre su strada, parliamo, sono alla Barroccia, bravo, Sant'Angelo di Gattea. Voi invece? Voi? Io sono a lavorare domenica prossima. Io il 15 sono con il mio collega, il 15. Ah, con Sempre. Sì, sì. Ormai siete una squadra vincente. Allora, la news, la signora qui, quando Tamberi è uscito, se l'è confortato lì sotto da noi, non so cosa si dicevano, non lì a sedere, se l'è cuccato. Chiedigli cosa gli altri si Non lo sono so. detto. No, non è che abbia parlato molto, non aveva molta voglia di parlare, era molto, molto abbacchiato. Era parecchio attapirato, sì. Vabbè, forza Jimbo, dai, forza Jimbo! Porta Jimbo sempre. Bravissimo. Ed entriamo dal nostro pancia della gara per andare a vedere invece le scelte per voi, il nostro rush finale di quello che sono le proposte per il weekend. Speriamo bene almeno per il weekend, non tanto per il weekend, ma insomma, perché se si torna un po' il sereno siamo felici tutti. Speriamo bene di affrontare questo weekend in maniera un po' più serena di quello che non sia stata questa settimana. Daniele. È un weekend comunque già un po' flagellato dagli annullamenti che colpiscono anche le nostre scelte perché andiamo nell'ordine. L'appuntamento più importante su strada è quello di Udine, dove c'è la 24ª edizione della mezza maratona internazionale Città di Udine, che nel 2007 fu campionato del mondo, vinto da Zerzenay Tadese, ed è rimasta una delle gare più veloci perché sostanzialmente gran parte di quel percorso del mondiale è stato conservato. Però già la riga successiva, quando l'abbiamo proposta, aveva un senso più globale. La 14ª maratona dei sei comuni Festival Running prevedeva 42 la maratona, la mezza maratona nella 10, adesso è rimasta soltanto la 10, le altre due specialità sono state annullate, così come fuori dalla nostra proposta è stata annullata la Ferrara Marathon Half Marathon per un insieme di circostanze. Nel mondo si corre in Norvegia, proprio a casa di Ingebrigtsen, magari correrà anche la maratona, visto che c'è la 19ª edizione della Oslo Marathon. Tornando seri, c'è l'ultimo grande appuntamento della pista, al di là dei campionati di società allievi che ci saranno, ma è l'appuntamento con la finale scudetto. Ci sono i campionati di società che vivono le diverse finali, sono cinque.
la più importante vicino a noi a Modena, è la finale oro del campionato di società assoluto su pista, dove si assegnano gli scudetti tricolori, quelli che sono i corrispondenti del campionato di calcio. Nel mondo del trail del mountain running, gli appuntamenti che ci sentiamo di segnalare sono quelli di Latemar Mountain Race a Pampeago, siamo in provincia di Trento, ed una gara trail senza altimetria che è la Lido Beach Trail di Venezia, terza edizione. Qui i chilometri sono piatti, ma le difficoltà non mancano sia sugli 11 che sui 5 chilometri. Poi faccio ammenda personale, perché avrebbe dovuto far parte di questa lista a pieno diritto la Damel Ultra Trail, che ci sarà in questo fine settimana, sia per il suo valore agonistico, soprattutto nella prova lunga dei 100 km, sia, non va dimenticato, per il valore storico di quello che propone, perché lungo il percorso ci sono le trincee di alta quota della Prima Guerra Mondiale, che sono qualcosa veramente da pelle d'oca. Come decano abbiamo scelto in provincia di Piacenza, Fogaroli, una storicissima non competitiva, che è la 50esima camminata lungo il Po, che lì dovrebbe essere svolta tranquillamente, vista la capacità che ha il Po di farsi da solo da cassa di espansione, 6 e 12 chilometri, ed è in fondo a questo elenco che do la parola a Danny per la Romagna. Per la Romagna, grandissimo punto interrogativo, come diceva già Sabrina in precedenza, perché quando andiamo in onda questa sera, giusto anche per dare un po' di colore, sarebbe dovuto svolgere il Pigiama Run a Cesena e a Villanova di Ravenna la camminata della Festa Paesana, ma tutto è ancora sub giudice, almeno quando registriamo, quindi lo teniamo con grande punto interrogativo. Lo stesso dicasi anche per domani, il settimo Ironman di Cervia, che naturalmente prevede anche nella tappa, soprattutto nelle tappe di bicicletta e a piedi e podistica, di attraversare anche luoghi lontani da Cervia, addirittura proprio le prime colline, e quindi insomma teniamo questo punto interrogativo. Comunque festeggiamo questo settimo anno consecutivo della Ironman Italia qui in Romagna. In contemporanea, sempre domani, a Marina di Ravenna la nona camminata della Piallassa di 8 km, e a Bologna ricominciano di nuovo le gare di campestre. Bologna Cross, che si svolge durante, al contrario magari di altre manifestazioni che si svolgono in inverno nella parte finale dell'anno e nell'inizio dell'anno, invece a Bologna scelgono la stagione solare, e quindi si ricomincia per l'ultimo forcing a Pieve di Cento. Domenica mattina un paio di competitive territoriali, la 43esima sulle ali di Baracca, 10 km, 10K a Lugo, organizzata dal GPA Lughesina, e a Forlì la 14esima maratona del Presidente in memoria di Sergio Tampieri, che è stato uno dei soci fondatori del Club Super Marathon, organizzatore al parco urbano di questa manifestazione, di questa kermesse, che non prevede solo la maratona ma anche la mezza maratona di 10 km e, per quelli un po' più pacati, la 8 ore, per permettere loro di totalizzare 42 km e annoverare un'ulteriore ciliegina, perché qui si parla di atleti appassionati di maratone che ne corrono una almeno tutte le domeniche. A Villa Grappa invece la Magna Longa Forlivese di 18 km 500 metri, che invece è insomma considerata una camminata enogastronomica, chiamiamola così. A Cervia invece la domenica, cioè dopodomani, l'Ironman propone il mezzo Ironman 70.3. È di questi minuti lo spostamento della seconda edizione della Baroccia, che si sarebbe dovuta correre ieri sera, gara di 5 km organizzata appunto nell'ambito della sagra del Palio dei Barocci, ma per motivi di criticità, insomma criticità anche della viabilità e territoriale, è stato deciso di spostarla a mercoledì prossimo. Quindi segnate in agenda mercoledì la seconda edizione della Baroccia, e chiudiamo a Fornaci Zaratini con la sesta prova del campionato podistico Ravennate, che si svolge in notturna, appunto la sesta prova, che è stata anche in questo caso recuperata.
Tutto qua. Grazie Danny, grazie Daniele del vostro bellissimo riassunto di quello che si potrà fare nel weekend. Speriamo bene che si possa veramente percorrere queste gare, vorrebbe dire che insomma c'è una buona situazione in giro. Io me lo voglio augurare, lo voglio augurare a tutti gli amici che stanno avendo gravi problemi in questo momento. Noi stiamo registrando il mercoledì e oggi ad oggi insomma non è, è una situazione in alcune zone di allerta rossa, però insomma non ci sono ancora posizioni troppo gravi, ma insomma aspettiamo le ondate che arriveranno dalla parte diciamo superiore, dall'Appennino e dalla Bolognese. Stanno arrivando le ondate, quindi speriamo bene, amici, incrociamo le dita. Però nel frattempo io come sempre dico run, io come sempre quasi sempre dico tu, qui dove è qui tu, io dico you, e mandateci tanti filmati dalle pance delle gare. Tante panze della gara, le aspettiamo tutte. Arrivederci alla prossima puntata, grazie anche a Lorenzo e regia.